Siamo qui in diretta esclusiva per la pagina di No Censura. Stiamo per vedere l'evento animalista più importante del 2016, l'evento mediatico animalista più importante del 2016. Siamo qui davanti alla sede di Confindustria, Sole 24 Ore, e stiamo per vedere il blitz della Warrior di Langed contro quel degradato di Cruciani. Cruciani in questo momento è in pubblicità, sta mandando il traffico. Siamo nella sede del Sole 24 Ore, la sede di Confindustria. Cruciani e Parenzo sono in diretta in questo momento. Cruciani, lottiamo anche per tua figlia. Protesta silenziosa, sal. Cruciani ha appena inneggiato alla caccia, è da 3 giorni che inneggia alla caccia. Probabilmente stanno. Siamo nella sede della Confindustria, Sole 24 Ore. Diretta per no censura, diretta per no censura. Ok, grazie. L'hai chiamato Cruciani? Secondo la polizia. E Cruciani l'ha chiamato? Lo chiamo dopo. Prima devo chiamare lui. Scrivi a Cruciani. Ciao. Questo è l'ingresso dove entra Cruciani, in radio. Prosegui tu, prosegui tu. Lo metto qua, no, lo tengo io. No, no, non dammi, lo metti in tasca. Ma cazzo, in diretta. Siamo in diretta per la pagina Facebook No Censura, siamo dentro la sede del Sole 24 Ore, dentro la sede di Confindustria. Protesta pacifica degli animalisti, in quanto Cruciani è 3 giorni che inneggia la caccia, che vuole aumentare la caccia, che vuole aumentare i luoghi per cacciare, che vuole aumentare le stagioni per cacciare. Siamo in diretta sulla pagina Facebook di No Censura. Vediamo la Warrior di Lenge, Sal, il filo scudiero Sal e la famosa Mancinelli. Sì. Gli devo chiedere di uscire. Ok, non possiamo, finché non scende Cruciani non possiamo. È proprietà privata questa, sì, io però ve lo dico. Se parlate con Cruciani scendiamo, ci andiamo. Se scende Cruciani ci andiamo. Se non uscite io chiamo i carabinieri, mi interessa.
questa è proprietà privata, voi potete protestare fuori, protestare sul marciapiede, non c'è problema. Scende un secondo con telefono, andiamo. No, no, non possiamo chiamare. Noi stiamo chiamando la polizia, se volete... Se chiamate l'ufficiale si risolve tutto in un secondo, evitiamo troppa pubblicità anche. Assolutamente, questa è proprietà privata e non potete stare più. Tutto qua. O uscite con le buone o chiamate le forze dell'ordine e si risolve la cosa. Un secondo cruciale, per andare. Non possiamo fare. Esatto. Perché questa persona c'è oggi. In diretta, perché? Siamo alla sede del Sole 24 Ore, Cruciani ancora non scende. L'hanno avvertito di scendere, ancora non sta scendendo. In diretta, fra poco avrà la pubblicità del telegiornale, tutto quanto, avrà 20 minuti liberi per scendere. Dice Cruciani che scende, sta scendendo, dice che appena finisce il minuto la diretta scende lui. Lo sto sentendo. Tra poco parte la pubblicità e il telegiornale scende. Un minuto e scende. Cruciani ha scritto che scende, sta per scendere Cruciani. Sì, devo rimettere la radio. Scusa, perché per essere? Per, no, siamo YouTube e Facebook. Comunque, l'ho sentito adesso, sta per scendere. Cruciani sta per scendere, adesso fra poco scatta il telegiornale. E lui avrà 20 minuti tra pubblicità, telegiornale e pubblicità. Uscirà da quell'ingresso. La protesta è pacifica. La caccia uccide animali e umani. Quinto comandamento: non uccidere vale per tutti. Giornalisti prezzolati della verità. Beh, adesso giornalista Cruciani mi sembra un po' troppo. Secondo voi quindi porterà il salame Cruciani? Non lo so se ha il coraggio. Comunque uno, due minuti massimo scende. Gli animali sono stati creati dalla natura, non certo per nutrire gli umani. La natura ha creato animali, piante. Qualcuno dice che gli animali sono stati fatti per essere mangiati. I bambini li porta la cicogna. Alcuni animalisti sta parlando? Cosa? Ha fatto dei riferimenti agli animalisti ma non ha ancora detto nulla. Secondo voi avrà il coraggio di scendere Cruciani? Chi lo sa? Eccoci. Sì. Sì, ci sono tre. Fra poco c'è il telegiornale e quindi sarà obbligato a scendere Cruciani. Siamo in diretta per la pagina Facebook No Censura, c'è anche la reporter Silvia Liprandi qua. Parenzo credo che sia a Roma, come al solito. Siamo dei singoli, io sono Alessandra Di Lenge. Detta la Warrior, conosciuta come la Warrior. L'ha detto in diretta, l'ha detto. Ha appena detto in diretta su 104.8 in frequenza Milano, l'ha appena detto.
Radio 24. Studiate il signoraggio, tra l'altro, oltre a studiare la nutrizione MDA. E il bilancio partecipativo. Questa è la pagina Facebook più grossa di controinformazione in tutta Italia, una pagina Facebook ambientalista, anti-bancaria, anti-banchieri. Stiamo trasmettendo in esclusiva per la pagina Facebook No Censura, la più grossa pagina di controinformazione italiana, l'unica pagina che denuncia il signoraggio, l'unica pagina che denuncia le banche. Cruciani ha anche una figlia, incredibile. Credo che stia scendendo perché è partita la pubblicità. È partita la pubblicità, quindi scende 30 secondi e scende. Tempo di fare le scale, vabbè, lui è un carnista, ci metterà un minuto a fare le scale. Un minuto. Meeting iperpacifico qui nella sede di Confindustria, il Sole 24 Ore, laddove si comanda l'Italia, che non si comanda certo dal Parlamento italiano, ma si comanda da qua, da Milano, da Confindustria. E Cruciani viene lasciato libero di inneggiare alla caccia, è tre giorni che inneggia alla caccia, non se ne può più. Nessun essere vivente al mondo è onnivoro. Studiatevi l'anatomia comparata e la fisiologia comparata. La maggioranza degli erbivori ha i canini e i medici pensano che dobbiamo mangiare la carne perché abbiamo i canini. La maggioranza degli erbivori ha i canini. Il canino è semplicemente il terzo dei più grandi. Una manifestante vuol parlare. Il rinoceronte ha dei canini lunghissimi, eppure non gli servono per squartare altri animali, ma bensì è erbivoro. Siamo al limite dell'istigazione a delinquere da parte di Cruciani, che inneggia dalla caccia. E lui? È uno scandalo che Confindustria gli permetta di inneggiare alla caccia? Ma perché non se ne va a lavorare a 105? Gli hanno fatto le offerte a 105, a Radio DJ. Lo tengono perché porta pubblicità? Perché lo tengono? Qualcuno suggerisce di fare un cartello, Cruciani lavati i capelli. Comunque è un degrado, eh? 3 giorni che Cruciani commette reati via radio inneggiando la caccia, è un degrado. Speriamo che il capo di Confindustria lo cacci a via da Radio 24, lo mandi a Radio DJ o allo Zoo di 105, io lo vedrei bene allo Zoo di 105, come spalla di Mazzoli. Studiate sempre il signoraggio bancario, siamo sulla pagina Facebook No Censura, la più grossa pagina di controinformazione in tutta Italia, una pagina che ha superato abbondantemente il milione di visualizzazioni, il milione di like. Ancora non vediamo Cruciani, sarà andato in bagno? Mandagli ancora dei messaggi, ce l'hai tu il cellulare? Fagli una chiamata WhatsApp. Dite una cosa, cioè siete dei singoli, sì, sì. E come singoli adesso ho sentito che dicevi No Censura, cioè? Sì, da diretta sono censura, ma... No Censura cos'è esattamente? È una pagina blog? Facebook. Una pagina Facebook. Se voi vorreste parlare con lui... Sì, ma io sono in contatto, dice che sta scendendo, c'è la pubblicità adesso. Però si deve muovere. Tu lo puoi sollecitare? Ma che deve fare lo zoo? Lo zoo fa il doppio dell'audience di Cruciani, il doppio.
Ancora non si vede, eh? Mi ha scritto dei messaggi che sta scendendo. Ancora non si vede. Chi è andato in bagno? Lo stai sentendo? Sì. Silvia Liprandi è collegata con Cruciani. Memorizzato con un nome molto particolare. Adesso parte il telegiornale, saranno un quarto d'ora di telegiornale, ma ce la fa a scendere, un piano deve fare, un piano, sono le 19. C'è il GR24 in questo momento. Ti risponde? Ripeto, siamo nella sede di Confindustria, sole 24 ore. L'anatomia e la fisiologia umana, studiate l'anatomia e la fisiologia umana, l'anatomia comparata e fisiologia comparata, dicono che non dobbiamo mangiare la carne, quindi non c'è nessun motivo per fare la caccia. Ah, grande! Ecco, il cibo specie specifico, la mela rossa. Complimenti! Bravo! Il telegiornale sta dicendo cazzate su Mattarella e Babbeo Renzi. Quanto ci mette? Ti risponde? No, non gli arriva. Non lo riceve. Promette di scendere, ma non si vede. Ripeto, qua la Warrior di Lenge, Fido Scudiero Sal. E? Presentati. Chiara. Chiara. Diretta esclusiva per la pagina Facebook No Censura. Cosa succederà adesso con Cruciani che scende? Che succederà? Ci porterà su in radio? Come non può? Scrivigli qualcosa. Digli fra quanto? Adesso dice non può. Poi chiedi, scendi in questa pausa? In questa pausa scendi? È solo questa pausa. È l'unica pausa. Ah, ciao. Non penso che scenderà. No. Quanto scende? No, è alle 9 poi, eh? Poi non c'è più. Cioè, solo questa è la pausa lunga. Ha scritto che scende. Non lo so. Secondo me no. Non penso, poi dentro. Gli hai scritto? Vabbè, ditemi voi perché siete qua. Siamo qui per protestare per il fatto che è tre giorni che Cruciani inneggia la caccia, ha superato il limite. Qui abbiamo la Warrior di Lenge, Sal e Chiara, che sono qua come singoli animalisti, a protestare contro il fatto che Giuseppe inneggia, istiga a delinquere, vuole aumentare la caccia, vuole aumentare gli orari della caccia e le stagioni della caccia. Non l'ha detto in trasmissione. Sì, 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 l'ha detto l'altro. L'ha detto. Ha intervistato il prete. Ma no, poi lui inneggiava come un pazzo proprio, inneggiava come un pazzo. Ma cosa ti sei fatto all'occhio? Eccolo. È sceso, non ci crediamo, è sceso, ragazzi. È sceso. Che dobbiamo fare, Giuseppe? Non potete stare qua dentro. E portaci dove vuoi tu, allora. Non potete stare qua dentro. Ma ti lascia dove vuoi. La caccia uccide animali umani. Lo sappiamo, cinque veramente non uccide, vale per tutti. Non se ne frega niente del fatto che uccide animali umani. Umani non li ammazza. Sì che li ammazza, ci sono un sacco di incidenti. È sceso, eh? Ragazzi, è sceso senza salame, è sceso pacificamente. Io sono a favore della caccia, che devo fare? Vuoi ammazzare? Sono a favore della caccia. Non divulgare uno stupido pensiero. Ma io non divulgo niente, io sono a favore della caccia, che vi devo fare? Uno stupido pensiero. Andate con i cacciatori, non con me. Cioè, siete contro la caccia, prendete con i cacciatori. Adesso vogliono fare delle cose per pulire chi disturba la caccia. Bene.
Bene cosa? Ma ti senti il portavoce? A correre in mezzo ai cacciatori rischiando di prendersi delle palline e noi siamo andati a vedere questa qualcuno cosa qua. C'è sui nostri video, c'è la gente che corre con di fianco i cacciatori col fucile sulle spalle. Ragazzi, dai, no? Sennò qui diamo la polizia. Dai. Ma non stiamo facendo niente. Non potete stare qua. Giuseppe, portaci su e sfida la Warrior. Sfida la Warrior in diretta, no, dai. Portaci su. No, no, non si può venire su. Dai, sei il portavoce dei cacciatori tu, Giuseppe. Ma cambiare che cosa? C'è scritto sui vostri cartelli. Questo io rappresento me stesso, io sono a favore. Ma Cruciani è sceso, siamo sempre in diretto per la pagina Facebook No Censura. Sta parlando con te, è abbastanza chiaro che parla con te. Cruciani contro i grillini, Quindi non c'hai coraggio di farci salire? Non c'hai coraggio di farci salire? Giuseppe, ti senti il portavoce dei cacciatori? Ti senti il portavoce dei cacciatori? Sono stato invitato in un sacco di congressi di cacciatori. Ma tu ti senti il portavoce dei cacciatori? Portavoce nessuno, io sono a favore della caccia, non mi rompere. Non ci fa salire. No, io voglio sapere cosa ti sei fatto all'occhio invece. No, niente di violento. Ho fatto del sesso violento con un animalista. Ah, sì. Non lo pubblichi. Io sono in diretta, No, perché non. Ho fatto il sesso come piace a Giuseppe, Anche lei c'ha una cosa qua in fronte, visto? Che fa? Riscende? Non lo so, io da qua non mi tolgo. Quanto manca la diretta? Non credo, non può essere diretta. Non le prendo le persone, prendo solo i cartelli. Vabbè. Ciao. Signore, gentilmente non potete riprendere le altre persone che non. No, non le prendo, prendo solo loro. Sì. Cruciani è sceso, diceva che ci portava su, ci sfidava, ma è uno che inneggia la caccia dalla radio di Confindustria, inneggia la caccia da 3 giorni. Motivandola con io sono a favore, ecco le motivazioni. Il suo pensiero logico sulla caccia che lui si dice di essere a favore, però non spiega, non elucubra un pensiero logico sul perché lui è a favore. Noi siamo qua pacificamente. Addirittura ha avuto il coraggio di dire che tanto un proiettile in più, un proiettile in meno per le campagne non comporta nulla. Comporta non nulla. Non c'è neanche inquinamento, no, secondo lui. Assolutamente. Si vede che lui mangia piombo, non no? Sono già piene, tra l'altro anche le coltivazioni stesse non sono piene di proiettili, residui, di cacciatori, assolutamente no. No, non ne troviamo mai, infatti. I cacciatori non sono gli stessi che non abbassano il fucile a 150 metri dalle abitazioni e che se gli chiedi di abbassare il fucile perché sei di fianco a loro ti dicono ma tu non sei un'abitazione. Questa è stata la risposta dei cacciatori al deve abbassare il fucile. Ma qua non ci sono abitazioni, no, ci sono solamente persone. Ecco chi sono i cacciatori. E tu hai questa informazione perché sei andata direttamente negli orari in cui cacciano, certo, i cacciatori, e hai visto dal vivo. Certo, e si lamentano le stesse persone che abitano nei luoghi dove poi avvengono questi gente centri. Che magari non è neanche animalista, ma si lamentano. Gente che ha preso proiettili sulle proprie abitazioni, gente che deve chiudere le tapparelle la notte e il mattino presto perché ha paura, gente che deve tirare dentro i propri animali per paura che vengano ammazzati, anche cani, visto che ci mettiamo tutti a dire che gli animali li amiamo, ma soprattutto i cani, bene, anche i cani rischiano proiettili. C'è un sito,
Comunque è tutto un ambiente degradato quello dei cacciatori. C'è un sito, no? Che si chiama vittimedelacaccia.org. Ripetilo bene, vittimedelacaccia. Vittimedelacaccia.org, e andate a vedere quante persone vengono uccise ogni anno durante la stagione di caccia. Più o meno? Lo sai quante? Feriti sono tantissimi, quasi... Più di 200 feriti l'anno. Comunque ricordo che c'è anche un ottimo sito, Caccia il Cacciatore, lo conoscete? Andate a vedere. Caccia il Cacciatore, che è fatto molto bene come sito. Ma i cacciatori, se tu vai a parlare con loro, ti dicono: ma mi scusi signorina, ma cosa cacciamo, che ormai di animali non ce ne sono neanche più. Quindi sono gli stessi che ammettono che a causa loro gli animali praticamente non ci sono neanche più. Ma non è un problema, no, aumentiamo anche i periodi di caccia, certo, certo. Apriamola tutte le stagioni, certo. Sì, Cruciani inneggia che si possa cacciare tutto l'anno, no? Che uno magari va nei boschi, tranquillo, d'estate magari sono gli alberi del frutto. E appena detto, spero che passi la legge che non si può più disturbare la caccia. Questa legge prevede che io praticamente non mi posso neanche più fare un picnic in un campo, perché lì devono ammazzare. Ok, e io non mi posso lamentare se un cacciatore mi squarta davanti una lepre, perché è legale, è lecito, anzi devo prendermi io una multa e sto io commettendo un reato. Certo, bravo. Molto questo bravo. È il degrado della caccia, è il degrado della caccia. Addirittura la cosa più degradante è che siano affiliati al CONI, la Federcaccia, e noi paghiamo le tasse che vanno a Federcaccia. Quindi è come se fosse uno sport, se è affiliato. Come al se CONI. Fosse uno sport. Come se fosse uno sport. Ma che sport è? Sport dove si uccide, che legalizza l'uccisione. E anche sì, questo è il degrado della specie umana carnista. E il degrado più totale è il fatto che se arriviamo noi animalisti si deve subito chiamare la polizia, magari ci fanno portare via, eccetera. Non dico qua, dico in generale, appunto, multe salate per chi disturba la caccia. Peccato che a fare i controlli sui cacciatori, su quali specie uccidono, su quanti animali e di che tipologia ne uccidono, non arriva mai nessuno. Non si capisce come mai, non si capisce. Richiami vivi che dovrebbero essere illegali, per la quale l'Europa ci fa pagare multe salate che paghiamo di tasca nostra, per difendere che cosa? Per difendere il fatto che i cacciatori debbano tenere degli uccellini in delle gabbie grosse così. Ripeto, siamo in diretta dal Sole 24 Ore, il Palazzo di Confindustria, c'è la Warrior di Lenge. C'era stato un referendum che non è passato perché non è andata la maggioranza degli italiani, ma tra quelli che erano andati aveva stravinto la gente contraria alla caccia. Parliamo anche di questo, perché dà fastidio a tutti, al di là degli animalisti, dà fastidio anche alla gente che la mattina non ha la possibilità di andare in giro a farsi i cavoli propri per i boschi, perché c'è il rischio che venga impallinato da uno psicopatico ottuagenario, magari anche ubriaco, come è la maggioranza dei cacciatori, perché questi sono i personaggi, si ammazzano tra di loro, hanno ammazzato tempo fa un parroco pensando che fosse un cinghiale, si sparano in bocca pulendo i fucili, sparano ai loro figli, non parliamo di quello che fanno ai cani che li abbandonano, li lasciano in un serraglio tutta la settimana dicendo che amano gli animali, e amano talmente tanto i loro cani che li lasciano in un serraglio, li abbandonano se non sanno cacciare, e amenità del genere, questo fanno i cacciatori, gli sparano eccetera eccetera, e poi basta con questa faccenda della carne, anche questo discorso qua. Torniamo al fatto del coniglio dell'anno scorso, dal momento che Cruciani dice di avere degli amici tipo Red Ronnie, che è vegano, anche per rispetto di quello che possono pensare i suoi amici, portare un cadavere su un bancone può dare fastidio anche ai suoi amici che la pensano in una maniera differente, oltre che gli animali. Poi parliamo del mondo che sta morendo, di cosa significa mangiare la carne, e parliamo del fatto che tra 10 anni lui dovrà chiedere scusa a sua figlia per le stronzate che ha detto fino al giorno prima per radio. Intanto arrivano messaggi di gente che va al poligono, che fa il tiro al volo, che dice che è contro la caccia, che loro, se gli piace sparare, vanno al poligono, vanno al tiro a volo e non vanno a uccidere animali. Ai dati della stagione della caccia, come se fosse la stagione sportiva. In 66 giorni di caccia effettiva ci sono stati 22 morti e 66 feriti. Queste sono le persone, gli umani.
senza contare gli animali domestici che sono molti di più. Sta finendo gli animali che vengono ammazzati dai cacciatori. Sta finendo il telegiornale. 22 morti l'anno scorso, 22 morti. Sta finendo il telegiornale, il degradato sta per riprendere la sua trasmissione ridicola con tra cui una ciclista il cui proiettile gli è rimbalzato nell'occhio. Ma non conta, errori. Non conta il fatto che anche degli ottantenni, magari che non possono più guidare perché non ci vedono bene, possano continuare ad andare a cacciare e sparare a compagni, piuttosto che bambini, piuttosto che ciclisti, piuttosto che chi passa di là, chi ha la sfortuna di passare di là. Siamo qui nella sede del Sole 24 Ore, in diretta per la pagina Facebook No Censura. Tra l'altro per questo tipo di azione, e questa non è una diceria, lo potrete vedere fra un po' con i commenti che appariranno, riceveremo sicuramente minacce di morte dai cacciatori, perché ormai ci siamo abituati. Le minacce di morte da parte loro sono proprio all'ordine del giorno. Però sono brave persone. Chissà se mo, quando inizia la trasmissione, Cruciani manderà in diretta la Warrior. Ripeto, siamo nella sede di Confindustria, Sole 24 Ore. Chissà se avrà il coraggio di telefonare a qualcuno dei manifestanti, di cui lui ha il numero di tutti qua, dato che ha già fatto dirette con alcuni di noi. Ripeto, siamo in diretta esclusiva per la pagina Facebook No Censura. Che vengono sterminate, perché tanto a controllare chi ammazzano i cacciatori non c'è nessuno. Come si chiama il Libes? Beh, c'è stato il caso di questi 6 uccelli rari, gli ultimi rimasti al mondo, della quale 3 sono stati ammazzati, se non sbaglio 3, mi sembra, proprio in Italia. Ma poi si giustificano dicendo no, quelli non sono cacciatori, quelli sono bracconieri. E i bracconieri cosa sono se non cacciatori, che vengono però stavolta beccati? Diretta per la pagina No Censura. 3 animalisti stanno protestando individualmente perché Cruciani è da una settimana che inneggia alla caccia, inneggia ad aumentare la caccia, inneggia a allargare la stagione della caccia, inneggia a allargare tutto. Certo. Alessandra Di Lenge. Alessandra Di Lenge, detta la Warrior. Detta la Warrior. Sal e Chiara. Siamo nella sede del Sole 24 Ore, la sede di Confindustria, la sede che Chiara ha visto entrare. Sei con lui? Perché in Italia il reato è manifestare, non uccidere. Sì. Troppo. Sì. Decidi tu. Decidi tu. Dai, cosa è? Sì, dati un attimo questo. No, si era un attimo stoppata la diretta, ma mi ero spaventato. Ti ha detto che cazzo. No, no, si era stoppata la diretta, non mi ero spaventato. No, 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 no.
Non volevo. Vabbè, volete un colloquio con il giornalista? Avete già avuto? Sì, magari. Esatto, no, vogliamo salire, almeno che uno di voi salga. In diretta? Mm-hmm. Per i dubbi. Ci proviamo. Salire. Ah, lui è già venuto giù? Sì, è venuto giù, abbiamo parlato, ha detto che ci telefona adesso. Sarà con lui, credo. In... Adesso vediamo se mi dà la linea. C'è stata un breve interruzione della diretta. Cruciani è sceso, risalito, adesso non sappiamo se telefonerà o meno. Grazie. Oh, scusa. Ha ripreso la diretta Cruciani? Quanto è rimasta spenta? Lui? Aspetta, magari vanno via. Sì, ok. Siamo in diretta per la pagina Facebook No Censura, dal Sole 24 Ore, dalla sede di Confindustria. Cruciani è sceso, qualcuno ha chiamato la polizia. Vediamo i tre manifestanti granitici, Chiara, Sal e la Warrior. Prima è scesa la collaboratrice Olga Mascolo di Cruciani, ha fatto un piccolo video anche lei, piccolo video, perché ovviamente Cruciani vorrà speculare anche su questa manifestazione facendo video per i suoi social. Ma che dica quanti morti fa la caccia, non solo animali, ma che dica sì, io difendo la caccia, difendo l'uccisione di 60 animali e 60 umani in soli 60 giorni di caccia, di 60 feriti, dica anche questo, io difendo i cacciatori che sono persone violente anche contro gli esseri umani, che sparano nonostante ci siano persone non armate in loro presenza, che uccidono specie protette, che dica tutto questo che lasciano appunto le cartucce sui campi che poi vengono coltivati, che lo dica che difenda tutto questo, però motivi. Siamo in diretta. Non si può limitare a definirlo uno sport la caccia. Ma poi dicono anche che questo avviene in riserve, in zone protette, ma noi andiamo a fare disturbi venatori, sono in mezzo ai paesi. Disturbi, andate a passeggiare? Sì, non è un disturbo, è un vostro diritto. Noi andiamo a passeggiare per i boschi, esattamente come fanno loro, con la differenza che noi non abbiamo fucili sulle spalle. L'ultima volta è passato a un metro da un cacciatore, sono passate due che stavano correndo, parliamone, in mezzo alle case, un centro abitato. Ma non ha parlato Cruciani, è sceso, ma non ha parlato. Sai cos'è? No, non ha parlato perché evidentemente non ha niente da dire, non ha argomentazioni. Un'altra cosa sconvolgente, io ho sentito la trasmissione di ieri, che c'era Parenzo imbufalito perché uno per il no, un comunque parlamentare, non sapeva quanti articoli avesse la Costituzione e facendo quel lavoro lì dovrebbe saperlo. Loro, facendo i giornalisti, dovrebbero sapere quello di cui stanno parlando, ma non sanno niente, non sanno come avviene la caccia, non sanno dove avviene la caccia, non sanno le condizioni degli animali, degli allevamenti, non sanno cosa ci sta dietro al consumo della carne, perché quando gli dai le fonti loro ti dicono che ne hanno 30 o 40, però non ne citano manco mezza. Dai, parliamone, e sarebbero giornalisti? Ma io siamo noi, io ci vedo un'istigazione a delinquere nel lineggiare la caccia. È certo che lo è, come lineggiare a mangiare animali morti è un'istigazione a delinquere per il pianeta. Come fa quel... Per sua figlia, che tra 10 anni si troverà nella merda per colpa sua. Che gli ha impedito di uccidere la capretta. Esatto, pare di sì. Pare. Tra l'altro
parla di ampliare i territori di caccia, ma forse non sa che i cacciatori sono gli unici che hanno il diritto di entrare anche nelle proprietà private. Pazzesco, questa è una cosa pazzesca, questa è una deformazione costituzionale, quindi cioè, io che violazione di domicilio. Io in campagna, sotto l'albero di caco che mi mangio tranquilla i cachi, sono costretta a dover sentire gli spari e a vedere che a pochi metri da casa mia qualcuno sta ammazzando delle creature in una proprietà privata, cosa che io ora rischio una denuncia. Sta parlando di voi adesso, via per un sta citando quello che c'è sui cartelli. Ma loro possono entrare nella mia proprietà privata e uccidere chi incontrano. Andro è giù, è in collegamento con Andro, l'amico di Parenzo. Sono qui tranquillissimi questi singoli. Parenzo lo prende in giro, cerca di sdrammatizzare. Oh, così mi piace, fate parlare Andro Mercù, così mi piace. Ecco. Il famoso Andro Mercù, eccolo qua, citato tantissime volte da Parenzo in diretta. Allora, ecco, con Alessandra Cruciani Mende, chiede diciamo di parlare con The Warrior, con The Warrior. Cruciani al telefono con la Dilenge. Pronto? Sì. Noi chiede che volete, chiede. Semplicemente che diciate la verità, dal momento che siete giornalisti, dal momento che Parenzo si è imbufalito, perché te lo dico. Perché ce l'ha con noi, chiede Cruciani. Sì, perché non siete informati, siete a favore della caccia, dite che cacciano nelle riserve, non è assolutamente vero. Avete detto che la campagna è tanto inquinata, un po' di piombo in più, un po' di piombo in meno, che cambia. Visto che Parenzo ieri si è arrabbiato perché un parlamentare non sapeva quanti articoli ha la Costituzione, voi che siete giornalisti dovreste sapere di cosa state parlando, ma mi pare di no. È in diretta con Cruciani, alla Zanzara. Sì, sono sporca di sangue addosso perché rappresenta. Chiede perché c'è il sangue addosso, chiede. Quello che succede al pianeta, quello che continuerà a succedere al pianeta. Continua a inneggiare la caccia, Cruciani sta inneggiando la caccia anche in questo momento. Tra 10 anni, perché le avrete consegnato un mondo in cui non ci sarà più da mangiare, neanche per tua figlia. Tu tra 10 anni sarai costretto. Nega l'impatto ambientale, Cruciani, nega l'impatto ambientale. Tua figlia, per le cavolate che hai detto in radio. Viva la caccia, inneggia la caccia, inneggia la caccia, è incredibile. Questa stronzata enorme, sai che mentre passeggiamo per i boschi in mezzo ai centri abitati c'è la gente che corre e passa di fianco ai cacciatori perché è in mezzo alle case che avviene la caccia. Lo sapete nel vostro mondo perfetto, te e Parenzo, che succede così? No, non sapete di cosa state parlando mai. Cara Dilenge, gli dice. Per lui le regole... Sempre avviene sempre. Mette parole in bocca che non ha detto la Dilenge. Adesso perché mi stai mettendo delle parole in bocca che non ho detto? Prendete in ostaggio Mercù, dice Parenzo. No. Fate salire uno di noi. Lui dice di no. Ma Parenzo è a Roma, vero? Parenzo è a Roma. Parenzo è a Roma, ma fa il figo. Ma non c'è nessun problema, guardate. Sì. Ci hanno preso i documenti, ma non è un problema perché noi abbiamo ragione. Madre Teresa di Calcutta diceva che chi ha ragione. Parenzo dice che dobbiamo resistere. Parenzo dice che dobbiamo resistere. Noi rimaniamo qua, quindi Cruciani, siamo qui a nome di Parenzo. Noi rimaniamo qua. Ecco. Col suo inviato Mercù. Max, non sento niente. Max, scusa. Mi nascondo dietro. Quel bambino che mangiava la bistecca gli ha augurato di morire di cancro. Questo mi vuoi dire? No, non è giusto, questo non è giusto. Questa è una cosa deprecabile perché anch'io ho mangiato carne e sono cambiata. Cruciani ha chiesto se è giusto augurare la morte a chi mangia la carne. Viva la caccia! Ma tanto la campagna. Continua a urlare viva la caccia, continua a urlare viva la caccia, Cruciani. Un po' meno che cambia. Peccato che tua figlia poi si beve questo piombo che va nelle falde acquifere. Se lo beve tua figlia. Domanda di Parenza. La caccia alla volpe, no, chiede Parenzo. Un secondo, il mondo è paese. Dimmi. Perché Parenzo inneggia la caccia alla volpe, che è una delle cose più deprecabili e crudeli del mondo.
Allora, ascolta. Voi invece in diretta sul coso? No censura, pagina Facebook no censura. 1,5 milioni di like. Cioè. Sono ignorante. È la pagina più grossa di controinformazione italiana. Non so manco Facebook, io proprio sono ignorante. Ah, non capo puoi... No, cioè, posso, Pisciani? Allora, la gente Facebook, che sproloquia, c'è dappertutto. Allora non puoi vederci in diretta. No, io non ho mai detto una cosa del genere. Meglio di così. Con me non ha mai detto una cosa del genere. Comunque per i colleghi di che non abbiamo mai detto... No, noi non la pensiamo allo stesso modo, perché io sono cambiata, se mi avessero augurato così, di morire e fossi dicevo, morta, fatto non avrei avuto tempo di cambiare, ma stronzata è, nessuno di noi è nato vegano. Sono già vegano. Beh. Come? Oh, mi sono perso. Vegano. Certo, sì. Pubblicità. Sei vegano? Max, sta mangiando vegano. Legami da qualche parte. Come legami da qui? È una cosa sessuale che ci diciamo io e lei ogni tanto. Proprio davanti a tutti. Dai. Sal, fai tu. Fai tu. Finché non finiscono loro. Sì. È alle 9. No, non toccarlo mai sopra. Max, fallo! Sta facendo lui. Non toccarlo mai sopra. Se tocchi sopra. Siamo qui con 1,5 milioni di like. Sì, ok. No, Mercù sta contrattando con Parenzo. Io mi sto legando, diglielo pure. Vabbè, non le do, non le do, sì, le manette perché mi sembra strano. Quelle rosa magari, sì. No, non ce le ho. Cazzo, ma non c'è Facebook, non puoi condividere, c'è WhatsApp? Sì, WhatsApp ce l'ho. Allora, è salvato. Sì, lei si sta legando. Sì, io salvo. Gira la chiudila. Siamo in diretta sulla pagina Facebook No Censura. Sì. Mercù in ansia, vedo Mercù in ansia, l'inviato di Parenzo. Una lunga. Sal, sta tirando fuori l'impossibile da quella... lo zaino dieta beta. No, deve essere lunga, tra l'altro deve fare il giro. Non abbiamo le chiavi e non sappiamo i codici. Vista solo la ragazza che è appena partita con l'aereo. Quindi finché non atterra non abbiamo i codici degli affari. Immagino che qui avete un tronchese, no? Sono 24 ore, no? Tu mi chiedi troppo. Mi passi il telefono, dagli un calcio. Ma sei ancora in diretta? Sei ancora in diretta? Si lega meno stretto, sennò facciamo un impiccato in diretta, non so quali sono i verbali, non so, in diretta. Sono tutti là i lucchetti, Sal. Sono tutti dove hai preso quello, c'erano gli altri. No, hai ragione, colpa mia. Rossi perché sono quelli diciamo un po' più usati nelle situazioni più... Cosa? Quelli rossi sono usati, li usiamo nelle situazioni rossi più... Cosa? Lucchetti rossi sono quelli. Ah, lucchetti rossi? Per le situazioni un po' più, diciamo... Scabrose. Mi passi il sangue, per favore? È finto, eh? Finto. Se no, se gli passava sangue e le tagliava le vene, era grave. No. Siamo per la vita noi. Pro life, pro vita. Ripeto. Mangio anch'io roba vegana, vero? Fa a me. Qua c'è tanta gente che ci sostiene, dice di mangiare roba vegana. Esiste anche il cibo fruttariano, la pizza fruttariana fatta con il platano. Siamo nella sede del Sole 24 Ore, non credo ai miei occhi la Warrior sia legata. Si è legata e lei non lo sa, ma nessuno conosce il codice di quel lucchetto. Quindi o Cruciani scende con un tronchese, ma immagino che nella sede del Sole 24 Ore tutti abbiano un tronchese negli uffici, no? Giusto? Perché l'unica persona che conosce la combinazione ha appena preso un aereo per il Sud America. Quindi io aspettiamo che atterra, ed è gioia, ed è una gioia riprenderlo. In Perù. Sì, ma non nominare la gente inutilmente, no? È una gioia essere qua a fare questa diretta per No Censura, ecco. Per la pagina Facebook No Censura. Sal aveva dei lucchetti rossi, non sappiamo per cosa li usi di solito. Non credo ai miei occhi, ti sei legata veramente. Non credo ai miei occhi.
Tra l'altro non la possiamo neanche spostare, che ci resta impiccata. Non può essere spostata perché è legata al collo. Nessuno conosce tra l'altro le combinazioni. Niente, non si apre, lucchetto non si apre. Nessuno conosce la combinazione, a parte una persona che ha preso un aereo per il Perù, e quindi finché non atterra la nostra amica peruviana animalista. Ripeto, siamo in diretta Facebook per la pagina più grossa di controinformazione, la pagina No Censura. Siamo nella sede del Sole 24 Ore, nella sede di Confindustria. Cruciani è sceso, l'abbiamo sfidato a portarci su in radio a fare una diretta. Ovviamente adesso non ci avrà più le palle di scendere, vero? Non ci avrà più le palle di scendere, perché è facile fare i gradassi dietro un microfono. Fino alle 9 non scenderà, e alle 9 prenderà un'altra uscita probabilmente. Lui dice che è democratico, che vuole sempre il confronto, ma è sceso un minutino per darci il contentino. Ripeto, siamo in diretta Facebook per la più grossa pagina di controinformazione, l'unica pagina che è contro le banche, contro il signoraggio bancario, la pagina Facebook No Censura, le cose che nessuno ti dirà di nocensura.com, per commentare e riprendere questo blitz animalista, che sarà l'evento mediatico più famoso del 2016, l'evento mediatico animalista più famoso del 2016. Tre persone singole che rappresentano solo se stesse, Sal, Chiara e Alessandra Di Renge, detta la Warrior, e Sandro Mercù, inviato da Parenzo. Vuoi dire qualcosa, Sandro? Senza la S. Senza la S. Andro. Ma Parenzo sbaglia sempre. Centinaia di persone, dice Parenzo. Dice che siamo in centinaia. Lo dice Parenzo, eh? Centinaia, qua chiedono, da un'azione vegana a un'azione bondage, chiedono. Leggo un po' di commenti, leggo, Tra poco torno in diretta. Mi hai detto che mi sono allucchettata? E non ancora. Ah, ok. Ah, non sa Cruciani che la Warrior di Lenge è allucchettata. Io ancora non ci credo, perché quei lucchetti li ho portati io e non conosco la combinazione. Non conosco chi me li ha dati, ha preso l'aereo da Malpensa. Non conosciamo la combinazione dei lucchetti. Anche la fruttariana da 3 anni, Silvia Liprandi, sta riprendendo. La videocamera dov'è? Lì, mi sto mandando da foto a Cruciani. Ah, lei manderà adesso la foto a Cruciani in diretta. Che non sa che la Warrior si è allucchettata con un lucchetto di cui non conosciamo la combinazione. Ripeto, l'evento mediatico più grosso del 2016, l'evento mediatico animalista più grosso del 2016, dopo giorni e giorni che Cruciani inneggia la caccia, gli animalisti hanno reagito individualmente, non ce la fanno più. Oggi, sede del Sole 24 Ore, sede di Radio 24, sede di Confindustria, diretta Facebook per la pagina No Censura. Che giorno è? 6 dicembre 2016. Inizio del declino di Cruciani, che probabilmente verrà comprato dallo Zoo di 105 per fare il portaborse di Mazzoli. Almeno sarebbe ironico, esatto, perché qua sembra ironia, invece è serio. Ma siccome non sa neanche fare ironia, non è che puoi metterlo vicino a Mazzoli. Può fare il portaborse, può fare qualcosa al mix. Il parrucchiere di Mazzoli. Cruciani accetta la proposta dello Zoo di 105. Mm-hmm. Ha visto le foto? Cruciani ha appena ricevuto le foto della Warrior Alessandra Di Lenge allucchettata a Sole 24 Ore, lucchetti di cui non abbiamo il codice, sono lucchetti con codice.
No censura, no censura, no censura. Cose che nessuno ti dirà di nocensura.com. Ci sono 3.000 pagine, però datemi quella giusta. Cose di, che nessuno ti dirà di nocensura.com. Siamo qui, 6 dicembre, dopo che l'Italia ha detto no a una riforma anticostituzionale, un'altra Italia, la stessa Italia, dice no alla caccia, no a Cruciani che inneggia alla caccia. Siamo qui con la più grossa pagina di controinformazione, cose che nessuno ti dirà, di nocensura.com. Tra poco passano Andro Mercù, l'inviato di Parenzo. Cruciani vorrà parlare con Andro Mercù. Ah, adesso dice che i bambini dicono che è normale, che non bisogna cacciare. E lui insiste, è giusto cacciare, insiste, è giusto, è giusto. Che noia, che noioso, veramente. È noioso, ha ragione quella tipa là. Cioè, la Lucarelli. Si mettesse a parlare per pro veganesimo, voglio dire, sarebbe meno noioso a questo punto, cambierebbe toni, no? Inneggia il turismo della caccia. Sparare i fagiani, dice. Lo ripetiamo, in soli 60 giorni, 22 feriti, no, 66 feriti e 22 morti. 22 in soli morti, 60 giorni umane. Di caccia. Morti anche bambini, umane, anche bambini. Tra cui 3 minorenni. Ecco, bravo. L'anno scorso, ora aspettiamo i dati di quest'anno. Ma quest'anno la siamo strage. Già allo stesso, 15 morti sicuri. 15 tutti. Nel 2016... esiste ancora questa cosa abominevole. Domenica c'è un morto umano, oltre vabbè centinaia di morti animali. Tra l'altro uno dice, beh ma i cacciatori perlomeno se le mangiano le prede, non è assolutamente vero, non tutti, molti li lasciano lì agonizzanti, molti se li portano a casa come trofei, molti li lasciano nei campi, le cartucce non le raccoglie nessuno, andate a farvi un giro. Io ho un campo dove trovo le cartucce. Okay, in 50 metri quadrati di campo almeno 200, 250, 300 cartucce, ok? Quindi oltre che, chi le ha lasciate? Oltre che assassini. Anche come dire degrado della monnezza, queste cose le diciamo non così per sentito dire, ma perché abbiamo viste con i nostri occhi. Voi passeggiavate come vostro diritto, passeggiavate come vostro diritto con le cartucce nei campi. Per non parlare dei fucili ancora carichi sulle spalle quando noi siamo a un metro da loro. Anche questa è una pratica assolutamente non legale. Per non parlare del soggetto che ha sparato, esatto, a 50 metri da noi, anche questo ripreso, ok, ripreso. Però Cruciani inneggia, vuole la legge antidisturbo venatorio. Certo, io devo avere una multa, devo essere portata via. Invece il cacciatore che mi spara a 50 metri deve essere tutelato. Ma perché Cruciani non ha idea di cosa dice? Perché probabilmente non gliene frega niente di andare in campagna la mattina, non gli interessa niente del futuro di sua figlia, non gli interessa nulla delle sorti del mondo. Eppure c'è scritto Radio 24, una parola e fa il cambiamento. Sì, ma Confindustria. No, ma ascolta, sì, esatto. Esatto, giornalisti prezzolati. Ma Confindustria permette a uno così di parlare a nome di Confindustria? Evidentemente, boh, non lo so. Ma quando è che lo cacciano? Ma evidentemente anche Confindustria c'ha interesse nel fare andare avanti così le cose, no? Se continuano a dire queste cose qui allucinanti per radio e la gente lo ascolta, dai. Un interesse degradato. La cosa che mi fa girare le palle, oltre agli animali che muoiono, è che tra 10 anni anch'io morirò di fame per colpa di quelli che ci ridono in faccia, come Cruciani, come Parenzo e come la gente che si fa grasse risate ascoltandolo. Tra 10 anni saremo tutti nella stessa barca e voi direte, oh cazzo, forse quei coglioni avevano ragione. Avevamo ragione, sì. E non è che lo dicono solamente quei coglioni, questi sono dati FAO, ok? Dati FAO, nel 2048 non ci saranno più risorse sufficienti a sfamarci tutti quanti.
se andiamo avanti così, cioè sono dati, basta cercare in internet cosa accade se andiamo avanti così, nel 2048 i mari saranno vuoti e i pescatori già lo dicono, ma che signorina, non ammazzo quasi più nessun pesce perché pesci non ne vengono più su, e i cacciatori te lo dicono, ma che signorina, non ammazzo quasi più nessuno perché bestie selvatiche non ce ne sono quasi più. Ecco, questo è il mondo che vogliamo, con i mari vuoti, con le campagne vuote, inquinate. La causa siamo noi, però. Cosa pensate di Parenzo che inneggiava la caccia alla volpe? Diceva no, la caccia no, ma la caccia alla volpe è bellissima. Il buffone. È una delle cose più crudeli al mondo, la caccia alla volpe. Il buffone, Parenzo, come fanno i buffoni tutto il giorno. Però lo stesso Parenzo si indigna che un parlamentare non sa gli articoli della Costituzione quanti siano. E che differenza c'è tra questo parlamentare e le stronzate che dice Parenzo per radio, senza sapere di cosa parla? E tra l'altro è una delle cose... intellettuali. È una delle cose più abominevoli che ci sia, la caccia alla volpe. La volpe viene stuprata in una maniera indegna. Tutte le cacce. Stava parlando di caccia al fagiano adesso, quell'altro. Se li tirano fuori dai posti dove stanno in riserva, li mettono in territorio che sono completamente rimbambiti, questi animali. Non hanno la minima possibilità di avere... la possibilità di salvarsi, allora, perché sono in ottundimento totale. Alessandra Di Lenge si è incatenata alla riviera. Andro Mercù sta comunicando che la Di Lenge si è incatenata. Si è incatenata, però c'è una cosa importante: il codice che apre questo lucchetto è in possesso di una persona che sta su un aereo per il Perù. Quindi ho la vaga sensazione che Alessandra resterà incatenata qua nella Col del Sole 24 ore parecchio tempo, a meno che non arrivi qualcuno con una tenaglia o con qualcosa per spaccare. Tronchese, un tronchese. Rido. Parenzo ride. Parenzo ride. Degrado. 75 manifestanti, dice Parenzo. Ma che dice ste cose? C'è la pubblicità, perché almeno dimostra che non ha paura di scendere, perché ce ne sono 75, non 3 pacifici. Cioè, ce ne sono 3 pacifici. Dice che Andro Mercù è nelle mani dei rapitori. Cioè, no, nel senso, Parenzo dice che ci sono 75 sì, manifestanti. Dice questo in diretta una radio. Una è fuori gioco, perché sono attaccata a una ringhiera. Gli altri sono pacifici, voglio dire, dove sono gli altri? Non li adesso vedo. Mandano musica a degrado. O ha dei superpoteri, Parenzo, per cui vede la gente invisibile? Non è che... No, ci sono 75 manifestanti, sono gli spiriti degli animali morti che sono attorno a noi. Sede del Sole 24 Ore. È scesa anche Olga Mascolo. Ciao. Saluta. Saluta per la diretta. Cos'hai fatto all'occhio? Sempre nei giorni peggiori mi beccate, avete una grande capacità. Se non mangiassi la carne non avessi le mestruazioni. Avrebbe sanguinamento. No? Il maestro, l'estro, anzi. Ecco che adesso si interessa. Cosa? L'estro. Sanguinamento è una cosa patologica. Non avessi l'estro. Parliamo di cose tecniche che Colciani non potrebbe mai capire. Comprendo. Comunque, quindi... Piace il sangue. Che degrado. Io penso che avere mestruazioni sia normale. Nessun animale in natura perde il sangue, nessun animale. Perdere il sangue è sta facendo le riprese per il per il degradatissimo social di Cruciani. No, per la zanzara. Per la zanzara. Anche se lei ha un piccolo canale YouTube, Olga Mascolo, dove ha messo dei bei video, devo dire. Ha messo dei bei video. Quindi, comunque ti presento la Warrior di Lenge. Allora, chi è che... Scusami, sei tu che hai fatto la... Chi è che sei... Cos'è la storia del Perù? Che chi è chi è in possesso del codice, sono a codice, queste cose, è in viaggio. Non abbiamo il codice? Immagino avete dei tronchesi qua nella sede del Sole 24 Ore, no? Sarete pieni di tronchesi. Non credo. E quindi aspettiamo che atterra l'aereo in Perù. Non credo che atterri molto presto. Va bene, quante ci vuoi da Italia a Perù? Semmai la polizia... intercontinentale. Non sono pompieri, sono polizia. Avranno... Non è la forestale. La forestale andrà con i carabinieri da là.
cioè siamo stanchi veramente di sentire gente che dice, tipo Parenzo ieri, che ha detto che un parlamentare deve sapere quanti articoli della Costituzione ci sono, ed è giusta questa Beh, cosa. Ovvio, è giustissimo, ma Parenzo che un giorno... Olga Mascolo sta riprendendo la Warrior di Lenge per il social degradato di Cruciani. Andrew Mercù, inviato da Parenzo. Al di là del fatto che siamo vegani, che mettono una falsa informazione in giro, che tra 10 anni moriremo di fame noi, i loro figli. Ma allora non hanno messo una falsa informazione, hanno semplicemente detto che sono pro caccia. No, sai cosa hanno detto anche? Mezz'ora? Che stanno in aree delimitate, in aree protette. No, perché noi la mattina andiamo a vedere dove cacciano e l'ultima volta che ci siamo stati c'era uno con il fucile a spalla in mezzo ai centri abitati, con i corridori che gli sono passati di fianco. Ciclisti feriti. Vabbè, è chiaro che si tratta di posti a cui non si può cacciare, di posti illegali e nessuno dei due né Cruciani né Parenzo ha mai detto che pro questo tipo eccolo, di caccia. Eccolo, il degradato sta chiedendo a Cruciani perché si è incatenata. Pronto? Mi sono incatenata perché voglio parlare seriamente. Ma voi sapete come cacciano i cacciatori la mattina, dove vanno? Sapete che i fagiani, mi ha detto qualcuno che in diretta ti sei messo a parlare della caccia al fagiano. Tu credi che tutto questo sia naturale? Ok. Un membro della famiglia di Cruciani, povera figlia di Cruciani, va a caccia in Serbia. Ha preso delle quote di una riserva. Ha amici cacciatori che fanno safari in Africa. Sembra normale che si estinguano gli animali perché ci sono delle persone che come estensione del loro membro mettono un fucile, perché questo è evidentemente. Ma forse sai, ci sono tante teorie freudiane sull'utilizzo di arnesi molto grandi di una forma che può ricordare qualcos'altro per andare ad avere un surrogato delle cose che non si hanno in natura. Ho fatto male. No, non ho detto questo, ho detto che può essere. Beh sì, sono comunque sono dei malati. Allora, al fagiano, sai che li tirano fuori dalle riserve 3 mesi prima della stagione della caccia? Sono completamente rimbambiti, non volano nemmeno, lo sai tutto questo, Cruciani? Per questi perché motivi, ti sei incatenata, chiede. Salire, allora mi sono incatenata. Che degrado. Chi è Baresoni? Ma uno dei giornalisti peggiori di questa radio, un pro banchiere, proprio uno dei peggiori, il peggiore. Sta sulle palle anche a Olga, quindi figurati. No, ma cosa vuoi? Scusami, cioè. Cosa dici? Stai No, non lascio l'edificio. Sta imitando Capanna. Ah, sì, io l'avevo già pronto. L'avevo già pronto. Poi dopo faccio la domanda da ignorante. Sì. Grazie. Sta imitando Mario Capanna. Sta imitando Mario Capanna, Parenzo. Stronzate che state sparando, cioè veramente, l'avete buttata in farsa. La state buttando in farsa. Non hanno argomenti. Perché non sapete affrontare. È sceso Barisoni, non ci credo. L'amico dei banchieri. È sceso Barisoni. Peggio di Calabrese. Colui che inneggia le banche è sceso. Ma io sono amico di Olga, eh. Sì, va bene. No, tu non sei mio amico. Siamo amici su Facebook. Io e Olga siamo amici su Facebook. Siamo neanche amici su Facebook. No, scusate, non sento niente se gridate. No, sto dicendo se mi stai facendo delle domande, non sento quello che mi dici. Sì. Certo.
fare una domanda? Ti posso dire una roba? No, ti dico una cosa per rispondere a questa ennesima stronzata che hai detto. Quelli che vendevano gli schiavi facevano soldi su quello e facevano lo stesso tipo di resistenza che stai facendo tu adesso. Dicevano le stesse cose, che perdevano il lavoro, Sta parlando in diretta con Cruciani. Dicevano che perdevano il lavoro quelli che trattavano in schiavi, quelli che mettevano le Alessandra bambine di Lenge, le bambine incatenata dentro la sede del Sole 24 Ore, sta parlando in diretta lavoro, con Cruciani che è al piano di sopra e non ha avuto il coraggio di portarla su. Certo che li sto paragonando, Cruciani, perché la verità è sceso e non ha avuto il coraggio. No, vergogna, Cruciani urla vergogna. Che morirà Cruciani di fame urla per vergogna. Colpa tua, perché non hai avuto il coraggio di aprire gli occhi. La FAO lo dice, non gli attivisti. Tirami fuori gli studi di cui parli te. E però non ne ti Barisoni dice che sta lavorando. Si vede come lavora Barisoni. Mi sa che sono in pubblicità. Pubblicità. Eh sì, ci guadagna la Confindustria con questa... Mi dispiace aver disturbato il signore, però non mi faceva parlare. Beh, signore... Signorino quello. Grazie. Cioè, cosa stava facendo? Stava lavorando quello? Stava lavorando veramente. Barisoni. No, quello che è uscito. Barisoni. Chi è? Barisoni. Ah, ok. E chi è? Il peggior giornalista di Radio 24 Ore. Il più arrogante, tra l'altro, anche. L'unico che si è lamentato. Ho fatto la diretta. Veramente? Hai imparato a fare diretta? Scusami, no, allora ragazzi, adesso mi gira il cazzo, eh? Vabbè, tu stai zitto e tu stai zitto perché ti arriva uno schiaffo. Non mi svegliare, non puoi. È stata lei, guarda cosa mi ha fatto, guarda. No, guarda. Ah, ma è lui quello di cui parla. Oh, grande! Ci fanno i complimenti, è passata una persona di cui non dico l'identità, che ha detto complimenti Leopardo, da Max, della Zanzara. Una cosa seria. È passata una persona che ha detto complimenti da un vegano. Ok. Grande. Posso riprenderti? No. Ok. Ci sono anche qua le persone che ragionano, dai Cruciani, fa un passo avanti perché hai rotto le palle con sta faccenda della caccia. Facessi un outing dicendo che sei vegano, faresti molto più audience. Si dice coming out, non va bene. Coming out. Sì, perché l'outing se lo fa qualcun altro per lui. Ho capito. Quindi, comunque Giorgio Calabrese è vegetariano, è sceso anche Leopardo Riccardo, il collaboratore più stretto di Cruciani. Leopardo. Tutti ti chiama così sempre. Tutti uguali, vi chiamate? Sì? Sono, mi chiamo Riccardo, che cazzo devo farci? No, ma lo dice lui, mica lo dico io. No, ma è lui che è il degradato della situazione. Comunque Giorgio Calabrese è vegetariano e non lo dice in TV. Questo è uno scoop che vi do alla Zanzara. Io so con certezza che Giorgio Calabrese è vegetariano. Prendiamo tutte le rotative, domani sì, i primi titoli, prime news. Pagine, mi raccomando. Lo è da anni, lo è da anni. Ma quindi c'è... Che non si parli d'altro. Comunque Olga mi ha dato un pugno, io porto i segni. Guarda, c'è un sacco di polizia, può testimoniare che io sono stata violenta con te. Lui ha visto bene, lui. Madonna, ragazzi. Siamo sulla pagina Facebook No Censura, in diretta esclusiva, la più grossa, la più mediatica protesta animalista del 2016. Tre singoli che rappresentano solo se stessi, Sal, Chiara e Alessandra, detta The Warrior. Grazie. È sceso ancora Barisoni a commentare. Barisoni crede di essere qua il proprietario di Confindustria. Barisoni crede di farlo sceriffo qua. Barisoni, l'uomo che inneggia le banche, è sceso a farlo sceriffo. 7 novembre 2016, vittima di bracconaggio, il volatile ritrovato con 80 pallini in corpo, faceva parte di un progetto di reintroduzione. La specie si era quasi estinta nel XXVII secolo in Europa. Quindi in Europa è stato ammazzato, ok, dai cacciatori proprio quest'anno a Brescia, in Italia, ok? Ecco chi sono i nostri cacciatori. L'ultimo esemplare di Ibis eremita.
era dotato di microchip, è stato trovato, indovinate con quanti? Con una, un proiettile che è scappato per caso, due proiettili che sono scappati per caso, con più di 80 pallini addosso. Ecco chi sono i cacciatori. Conoscendo l'area nota per l'alto tasso di bracconaggio, ok, ecco chi sono i nostri cacciatori italiani, famosissimi e conosciuti per l'alto tasso di bracconaggio, che si dà il caso sia un reato. Se il reato non è considerato ammazzare vite, almeno lo è considerato il bracconaggio. Ci sono stati arresti secondo voi? Sono manco quando ammazzano le persone. Grazie Chiara, grazie. Barisoni se ne sta andando. Se ne sta andando Barisoni. È venuto, ha fatto lo sceriffo, nessuno l'ha cagato. Diciamo un'altra cosa, prelevare un animale selvatico, ok, è illegale, ok? Non si può fare, non si può prelevare un animale selvatico. Abbiamo visto noi stessi cacciatori tentare non di ammazzare ma di mettersi in tasca cuccioli di lepri, di mettersele in tasca, ok? Abbiamo preso questo cucciolo di lepre dalle sue mani, siamo stati attaccati e accusati di averlo condannato a morte, noi perché l'abbiamo rimesso nella tana con sua mamma e con gli altri cuccioli. Il soggetto in questione, che se lo stava mettendo in tasca, invece voleva salvarlo. Cacciatori che vogliono addirittura salvarli. Gli assassini siamo noi. Salvarli in padella. Parenzo sta facendo il pagliaccio ancora imitando Mario Capanna. Salvarlo in padella, i cacciatori. Certo. Ma quindi era Parenzo quello che faceva l'imitazione? Faceva prima l'imitazione di Capanna. Ah, bravo però! Non si capiva che era lui. Devo mettere... Sta continuando a fare imitazioni di Capanna. Non come singoli individui, ma come associazioni. Andiamo a fare, rispondiamo a delle segnalazioni fatte dai singoli cittadini che appunto ci chiamano e ci dicono qua i cacciatori sparano vicino alle abitazioni. Andiamo a constatare, è vero, riceviamo segnalazioni, qua i cani dei cacciatori sono tenuti in condizioni non idonee. Andiamo a controllare sotto l'Eternit, sotto capanne che possono cascare in testa, senza acqua, senza cibo, senza cuccia coibentata, visto che vogliamo parlare di legalità. Questo è quello che succede. Sbarre, legni arrugginiti, metalli arrugginiti, ferri arrugginiti, cani anoressici, cani di 14 anni tenuti in quelle condizioni. Se tu chiedi ma escono mai i cani? Certo, sì, quando è periodo di caccia escono, se no stanno in 2 metri per 3, senza acqua, senza cibo, a volte gli buttano del pane secco. L'acqua non serve perché ad esempio in questa stagione fa talmente freddo che non ne hanno neanche bisogno di acqua. Ha ripreso la diretta Cruciani? Gli amanti, perché loro poi, cacciatore, si propaga amante e difensore. Dice che un gruppo di animalisti si è incatenato? Un gruppo di animalisti si è incatenato. E si vede che tu sei un gruppo. Io sono un gruppo, plurale maiestatis. Dice che la polizia ha le cesoie, peccato che si chiamano tronchesi, non sa manco cosa siano le cesoie. Peccato che la polizia non è i pompieri, non è la guardia forestale. E questo sarebbe un giornalista, Sì, ma dice cose peggiori, questa cosa può anche passare alla fine. Un cacciatore, ha chiamato un cacciatore in diretta. Dai, vediamo se ha coraggio di farmi parlare con quest'altro. Che lui ha permesso di sentiamo. Euro, 15.000 euro l'anno e quindi ha il diritto di uccidere. Dice che i cacciatori fanno cose solo legali, pulite. Sì, certo. Dice che il cacciatore è interessante. Il cacciatore, lui dice che il cacciatore è interessante. Ah, sta commentando questo personaggio in questo pulite, momento. Si autodefiniscono puliti i cacciatori. Puliti. Dice che non sono pregiudicati i cacciatori. Grazie, non li ferma nessuno, chiami la guardia forestale, non esce. Cacciano pure loro, magari. Vuole fare il portavoce dei cacciatori, Cruciani. Ah, sta allora pensando di fare il portavoce. Non è uno, è un gruppo, allora anche lui. Vuole andare ai congressi dei cacciatori. Ma prima è sceso, ha detto che c'è stato. C'è quindi stato, però dice che lui è il portavoce solo di se stesso. E dice prima che c'è stato qua quando è sceso. Dice che forse gli danno 500 euro al mese. Adesso dice che vuole andarci
prima dice che era il portavoce di se stesso, adesso dice che vuole fare il portavoce dei cacciatori. Un po' confuso, eh? Però le palle di farci salire non ce le ha avute. Aveva promesso di instaurare un dialogo e un dibattito. No, non aveva promesso, però si poteva immaginare. Andro Mercù sta scendendo. Di quello nuovo, di prima? Quello di prima. Questo adesso... Che loro hanno la fedina penale pulita, sono puliti, sono persone pulite. Ma cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire che hanno la fedina penale pulita? Anche noi ce l'abbiamo. Esatto, pulita. Anche dove vanno a infibulare le donne hanno la fedina penale pulita. Ma dai, parliamone. Cioè, ma veramente chi deve portare avanti comunque la cultura e l'informazione, veramente chi porta avanti l'informazione ha ancora dei paraocchi di questo genere? Che perché è una cosa legale e giusta? Giornalisti? Anche se commettessero un reato, il massimo che puoi fare, puoi sporgere la tua denuncia, gli viene tolto il porto d'armi, ma non è che la fedina penale gli diventa sporca, quindi al massimo ti puoi dire mi hanno ritirato il porto d'armi, un cacciatore. C'è gente che dice che tu hai le occhiaie, spiega che ti sei fatto il trucco perché siamo qua da un pagliaccio che si chiama Cruciani e tu ti sei truccato anche da tu. Pagliaccio. Da pagliaccio. Guardate. Cacciatore spara e colpisce. No, dimissioni Renzi, ha fatto un refresh. No. È stato un F5. Comunque è una notizia di un cacciatore che spara e colpisce all'occhio donna incinta. Aperta inchiesta e non hanno mai trovato il colpevole, guarda caso. Guarda perché caso. Poi i cacciatori ce l'hanno talmente pulita che devono scappare. Scappano. Esatto. E dicono che non c'erano. Ha sparato in un occhio a una donna incinta, un cacciatore. Cruciani, è tutto normale, vero? E lui è il portavoce di questo cacciatore. Voglio dire, tanto chi se ne frega, no? Tanto è successa un'altra. È un incidente, l'incidente. È un incidente. Certo, sì, come andare in giro certo. In macchina. Certo. Partito un colpo, tutti sanno che il colpo parte da solo. Ceriano Laghetto. Qua vicino, non nelle riserve di caccia, come dice Cruciani. Qua vicino. Comunque è da segnalare che Barisone è sceso in maniera arrogantissima, l'uomo che nega il signoraggio bancario. E poi se n'è andato. E poi se n'è andato, si è messo a fare il figo qua con tutti. Ha detto nessuno, che c'è gente che stava lavorando di parlare più nessuno chiaro. L'ha cagato, lui non faceva niente e dice io sto lavorando. Infatti se n'è andato due per la sua dopo, ridicola aveva trasmissione. Finito di lavorare, no? Esatto. Se n'è andato due secondi esatto. Dopo aveva già finito di esatto. Lavorare. Ma pagliacci! Ma questa donna prezzolati. Era, questa donna prezzolati. Era stata prezzolati. Aspetta. Prezzolati. Questa donna era stata colpita, c'è la notizia sul Fatto Quotidiano, quindi potete andarle a verificare se diciamo cagate oppure no. Era stata colpita mentre passava lungo la pista ciclabile. Lungo la pista ciclabile. Quindi vuol dire che i cacciatori cacciano vicino alle piste ciclabili. Vicino e non è, l'abbiamo visto anche noi, eh? Non è illegale. Non è illegale perché l'abbiamo lì c'è il cartello visto anche che... noi. Dove si permesso può cacciare? Territorio di caccia. Non ci prendiamo in giro, vogliamo dire che sono vicine. Riserve. Le riserve sono dove non ci sono più animali in libertà perché li hanno già sterminati tutti e allora li allevano e li reintroducono in queste riserve dove appunto le quaglie eccetera non volano neanche e non ci vuole niente ad uccidere o dove allenano i loro cani da caccia. Non assolutamente, ciò vuol dire che i posti di caccia siano protetti e che ci sia una tutela per le persone umane, visto che, ripeto, il cacciatore ha diritto anche ad entrare nella proprietà privata, nelle campagne, proprietà privata. Una legge anticostituzionale che esatto, permette esatto. L'invasione del domicilio. Esatto, solo al cacciatore. Se ci passo io e butto un seme è un reato, ok? Se ci passa il cacciatore e spara al cinghiale e a tutti i cuccioli va benissimo. Se il colpo rimbalza e finisce nell'occhio dell'abitante è un incidente. Se sporca con le cartucce che vanno a terra. E tanto non fa niente, succede niente. Tanto le campagne sono già di tutte degradate, più, non c'è bisogno, cioè non fa nulla, no? La maggioranza di ma loro. Andiamo all'origine del tutto. Questi ammazzano per divertimento. No, dovrebbe bastare quello. Ammazzano per divertimento. E non diciamo ne parliamo? Perché ammazzano perché si divertono. Se dicono che si mangiano quello che ammazzano, se lo mangiano pieno di piombo, rilasciato dai loro proiettili. Mi sembra una cosa geniale, ma giustamente partorendola. Primario. I cacciatori qua non è un bisogno primario, perché abbiamo ogni possibilità di scelta, quindi andare a caccia è da psicopatici malati di mente. E poi viene chiamato sport.
viene chiamato sport. E hanno i soldi della Federcaccia. Quindi assolutamente, hanno, non è che è un bisogno soldi primario, non sono dovuti e tenuti a mangiarseli. È uno sport la caccia. Hanno come i soldi anche del CONI. La pesca. Ma il CONI dovrebbe essere sport denunciato per questa cosa. Uccidere e inquinare è sport. È il bello che i cacciatori dicono di amare la natura. Amare, dicono, usano questa parola. Ma io, sì, se fossi un parente di un cacciatore, avrei paura ad essere amato da loro a questo punto, visto che loro amano chi uccidono. Pubblicità? No, adesso in radio sta parlando di... Sta facendo l'inno ai cacciatori. Qualche degradato, ha telefonato, ma parlano di altre cose. No, beh, no, una persona normale, altre cose, una persona normale. Lo ripeto, lo ribadisco, tanto compariranno anche qua sotto i cacciatori che scriveranno: sì, venite a Brescia che vi facciamo vedere noi se siete ammessi, se vi facciamo uscire vivi, visto che ogni volta minacce, che... Minacce, certo, basta minacce, scrivere venite un post, in Calabria, venite in Sicilia, ci hanno invitato in tutta Italia Sardegna per farci la festa. Minacce gravi, minacce gravi. Detto che veniamo, pagateci. Minacce gravi. Dal momento che gente noi non da facciamo, sbattere in galera. No, dal momento che noi non facciamo, dicono un cazzo tutto il giorno, quindi non abbiamo soldi per pagarci il biglietto, quindi se ci paga il biglietto Federcarni, Confindustria eccetera eccetera, noi andiamo. Comunque sottolineiamo anche... che noi siamo pacifici e per la non violenza. Ma io come faccio a essere violenta? Loro mentre come fa... i cacciatori sono per la violenza insita, per la violenza esatto, insita nelle loro azioni, esatto, e insita nelle loro minacce. Ma certo, ci minacciano. Vabbè, io ricevo quotidianamente auguri di morte, come dire, volgarità varie che non sto nemmeno a citare, ma che non è che più che altro gli auguri di morte. Aumenteranno che dopo questa azione, che si lasciano lo sai? Per terra, Alessandro sì, ma D'Angelo, io lo sai? Sono dalla parte del giusto, quindi questo non mi spaventa. Aumenteranno le minacce. Chi vive senza lottare per qualcosa è già morto in partenza. Noi lottiamo per la vita di tutti. Probabilmente la Digos dovrà darti una scorta dopo queste azioni in crescendo. Probabilmente. Cosa farà Cruciani? Scenderà col Tronchese? Se non scende, voglio dire, dimostra di non aver coraggio. Ah, dici che prende la macchina attraverso volante, uscite secondarie? Che Barisoni gli ha detto, oh, non fatti vedere, perché Barisoni comanda su Cruciani a questo punto, immaginiamo. Ma io non lo so, non lo conoscevo nemmeno quell'altro che è sceso. Si perde niente. Immagino. Uno che è bastato già... vedere l'arroganza con cui è sceso. Ah, l'hai visto, eh? Fastidiosa la gente. Sembrava arrogante. Il padrone qua del sole del mondo. Ma gli piace vincere facile, finché va in TV a scontrarsi con Fusaro, che è un filosofo. Vediamo quando gli arriverà un signor agista. Filosofo contro i vegani che va ai festival vegani. Ah, tra l'altro Fusaro, figurati. Fusaro, quello che... Allora, volevo dire una roba. Per produrre un chilo di carne, dal momento che qua gli onnivori sentiranno, ci vogliono 15.500 litri di acqua e 15 kg di cereali. E tutto questo non è detto da noi pazzi, esaltati, è detto dalla FAO. Tutto questo cosa porta? A un depauperamento delle risorse del pianeta. Questi sono dati scientifici. È stato stimato ancora negli anni 90 che eliminando l'alimentazione di origine animale ci sarebbe stata un pasto sicuro per ogni abitante della terra. Ogni giorno. Parliamone, ogni giorno, parliamone. Questo lo dico per la gente che legge, che vedrà questo video e si metterà a ridere dicendo che i vegani, eccetera, eccetera, sono troppo sensibili. Ma anche se ci fosse un eccesso di sensibilità, già questo andrebbe bene. Ma noi lo facciamo perché sta morendo anche il mondo, oltre agli animali, che è stato il primo motivo per cui abbiamo fatto questa scelta. Per non parlare dell'inquinamento, vi sai ripetere i dati sull'inquinamento? Allora, volevo della deforestazione. Prima volevo parlare della deforestazione per fare spazio alle colture destinate agli animali che vengono sacrificati per la gola di gente che ha problemi a livello cardiovascolare perché mangia troppo. Viene deforestato il quantitativo di un campo di calcio al secondo. Tra 10 anni non ci sarà più la foresta amazzonica. Tutto questo porterà alla fine del polmone della terra e tutto questo porta a mandare via da casa loro le popolazioni indigene che lì ci abitano. Gli attivisti brasiliani vengono uccisi perché dicono queste cose, a migliaia, vengono uccisi a migliaia perché dicono queste cose gli attivisti brasiliani, quindi cosa stiamo aspettando?
l'inquinamento a livello zootecnico è più del 60% dell'inquinamento globale della Terra. Cosa stiamo aspettando? Le deiezioni degli animali vanno a finire nella falda acquifera. La gente fondamentalmente si beve la merda degli animali che mangia. Cosa stiamo aspettando? Le piogge sono acide perché arrivano dalle falde acquifere piene delle scorie, delle feci e dei resti di questi animali. E abbiamo le piogge acide. Cosa stiamo aspettando? Natifau, tra l'altro l'agenzia più scientifica dell'ONU si chiama UNEP e dice che il mondo deve diventare vegano da 5 anni fa per salvarsi. Anche in Africa ci sono delle campagne a favore del veganismo. Tanto Luciani sta mandando delle clip sulla figa. Ah, vabbè, per aumentare il tasso. Il mondo sta scomparendo. E lui contribuisce a rincoglierire la gente invece che a svegliarla. Ma tanto Radio 24, no? Il cambiamento. Radio 24 è il cambiamento. Basta una parola per fare il cambiamento. Milano è piena di questi manifesti. Ma in realtà stanno lavorando per rincoglionire i cervelli della gente e far sì che continuino nella loro, nell'opera di lobotomizzazione di massa. In particolare Giuseppe Bruciani e il suo degno compare Parenzo. Lo scudiero, il fido scudiero Parenzo, eh? Il fido scudiero. Ma poi però si indignano, ne fanno finta di fare i giornalisti quando gli garba. Quando non gli garba la buttano in farsa, in... cosa che in cacciara, ma gli se ne frega, esatto, in cacciara. Adesso stanno mandando delle clip sulla figa, hai detto? Sì, sì. Ecco, chiaro. Sono gli esperti di cacciara. Senza parlare del fatto che inneggiano al consumo di carne, ok? Consumare carne, chi consuma carne ogni anno assimila almeno 11 grammi di antibiotici. Questa è la ragione per la quale quando poi una persona sta male, prende l'antibiotico non fa effetto. Questa cosa si chiama antibiotico resistenza ed era la paura esistente già appunto nel Novecento. È una paura grandissima, ovvero le patologie che oggi si possono curare con gli antibiotici, fra qualche anno, andando avanti così, non si potranno più curare perché il nostro organismo appunto farà resistenza. Quindi le malattie per la quale oggi non si muore più perché basta un semplice antibiotico torneranno ad essere mortali. 11 grammi di antibiotici, senza parlare degli ormoni, senza parlare del cibo non adatto che viene somministrato a questi animali, senza parlare delle infezioni che questi animali hanno, e se uno non ci crede che ci vada negli allevamenti li vedrà lui stesso. No, perché loro non ci vanno, esatto. Dicono un sacco di cose, loro non ci vanno, loro forse non sanno come sono tenute le scrofe, loro non sanno il riparto d'ingrasso dei maiali che stanno 3 o 4 mesi in mezzo alle loro feci che si mangiano prima di venire macellati, e le urine che si bevono prima di venire macellati, non lo sanno che tra l'altro poi vengono a dire no perché io la carne la compro dal macellaio di fiducia, che non esiste perché gli animali al pascolo non ci sono, e che l'allevamento estensivo sarebbe addirittura meno sostenibile, perché solo se l'America passasse ad allevamento estensivo tutto il mondo dovrebbe essere dedicato al pascolo, quindi sarebbe una cosa completamente ecologicamente insostenibile al di là dell'etica, per cui noi vogliamo che non si mangino più i nostri fratelli animali, non siamo fatti, non abbiamo artigli, non abbiamo zanne, non potremmo correre dietro la preda come fa un leone che se la mangia cruda, ce li dobbiamo frollare, cucinare, riempire di farmaci e poi metterceli in bocca già cadaveri e carcasse. Dopo 4 minuti dalla morte di un animale inizia il processo di putrefazione. Quindi se io vado al supermercato e trovo degli animali, me li compro, me li porto in frigo e dopo 4 giorni ce li ho ancora in frigo e li posso cucinare ancora, mi dovrei porre la domanda: quanti conservanti, coloranti, additivi, sostanze chimiche sono state utilizzate nel trattamento di queste carni? Perché la carne dovrebbe deteriorarsi e la gente si scandalizza se trova un verme nel pesce. Ma forse deve dire: cavolo, allora questo pesce era poco trattato se ha fatto i vermi,
perché in natura, dopo 4 minuti dalla morte, avrebbe già iniziato quasi a produrli. Quindi dovremmo porci anche delle domande su proprio quante sostanze chimiche uno ingurgita. Noi lo diciamo, per la nostra base è partita dal fatto che noi non vogliamo più ammazzare, uccidere animali, ma poi ci siamo posti delle domande anche sul fattore fisico. All'inizio per paura, potrò sopravvivere senza mangiare carne visto che la società me lo impone? E poi è diventato anche un dovere morale informarsi e capire anche per i nostri cari quali patologie sono correlate a questo tipo di alimentazione, anche per lo spreco di risorse, per il pianeta, per qualsiasi cosa. Visto che mi accusano i miei compagni, mi accusano che io penso e parlo sempre dei conigli, parlerò dei conigli. Abbiamo sequestrato il mese scorso 30 conigli, ce li abbiamo a casa, avevano rogna auricolare, mancanza di pelo, parassiti intestinali, zampe rotte, organi completamente spappolati, uno è morto, abbiamo fatto l'autopsia, il fegato era completamente spappolato, l'intestino retto, il colon, tutti gli organi erano completamente infiammati e spappolati. Quell'animale sarebbe stato macellato e consumato, appunto, finito sulle tavole italiane. Un animale che dopo 2 settimane, ok, dal giorno in cui doveva essere macellato, è morto di morte naturale, chiamiamola così, naturale, causata da cosa? Dall'ingrasso. L'hanno commentato. Inadatto. Questo è quello che chiamiamo cibo, quindi non possiamo neanche più dire ma mia nonna li macella lei, li alleva lei, in allevamento, soprattutto intensivo, questo è quello che succede, infezioni nei piatti. Per parlare di un'altra catena importante, McDonald's, andate a guardare il regolamento di McDonald's, un hamburger, a parte che non solo hamburger... Siamo di nuovo in diretta sulla Zanzara. Succede che è sempre incatenata e si prosegue a sentire, diciamo, c'è la polizia, sì, che sta vigilando, tutto regolare, tutto tranquillo. E ci vorrebbero delle cesoie, ci vorrebbe qualcosa di insomma... Fai un appello, fai un appello. Te la ripasso. No, non abbiamo le chiavi, non è una buffonata, siete voi buffoni. No, non ci sono le chiavi, c'è la combinazione. Ma finché non arriva questo signore, io sta parlando con Cruciani, sta parlando con Cruciani. Altri che hanno i problemi. Ma cosa cavolo vuol dire questa cosa qua? Ho votato no. Io non parlo, so che tanti hanno votato no e io ho votato no, però non c'entra col motivo per cui siamo qui oggi. No, noi non hai capito, noi siamo qui perché non vi informate e dite delle cose che non sapete nemmeno voi. Ascolta, quando mi avete chiamato l'ultima volta c'è stato Parenzo, che nomino, che ha detto che la caccia viene fatta in luoghi protetti, in luoghi, ok, viene fatta in mezzo alle case, con le piste ciclabili e i posti dove la gente corre, con tanto di cartello, zona di caccia, però che ci può andare la gente in mezzo? Sì, vabbè, quindi lo devo ripetere? Tu sai che portavano le bambine di colore, le mettevano in gabbia per farle vedere ai bianchi e quando li contestavi dicevano che perdevano il lavoro? È la stessa cosa che fa chi lavora la carne quando diciamo... In diretta a Radio 24 con Cruciani. Beretta. Sta inneggiando ad Amadori. Incredibile, incredibile. È ovviamente un assassino. Ma tutti, ma anche se non mi elenchi tutti, Cruciani, ma tu sai, per produrre un chilo di carne ci vogliono 15 kg di cereali, sono tutti degli assassini. Tutti. Sai che è un assassino?
ma cosa significa questa cosa qua? Cruciani, sai che i dati FAO dicono che se si eliminasse il consumo di carne ci sarebbe un pasto assicurato al giorno per un anno per ogni elemento umano del pianeta. Lo dice la FAO sta cosa? Hai capito cosa ti ho detto? Vedi che cazzeggi! Stai cazzeggiando! Una telefonata in diretta adesso. Silvano da Bergamo che vuole parlare con la Dilenge. Sta delirando. Sì, ma... No, ma guarda che sono più tenace di quello che può credere questo signore qua, eh. Certo. No, spento? Stronzate del genere. Una telefonata a degrado. Sta parlando Parenzo. Ho suggerito di lasciarmi qua, aprire porte e finestre, che così mi ricordo la combinazione. Certo. Guarda, io rimango qua tutta la notte. Non ho nessun problema, c'ho anche da coprirmi. Così. Mi appoggio qua e dormo. Cioè, veramente. C'è gente con degli ideali al mondo, eh? Che ci crede. Le donne di solito hanno più ideali. Questo non lo so. Sì, è vero. Confermi? Confermo. Confermi? Confermo anch'io che non sono donna. Comunque, non abbiamo... Il codice dei Lucchetti. Posso dirlo? Sta in Perù. Comunque, un solo hamburger può contenere anche fino a 300 tipi di animali diversi. Organi, unghie, ossa, ok? Da McDonald's, per di più, può contenere anche feci. Ma non preoccupiamoci, perché durante la cottura le feci evaporano e non risultano in piccole quantità dannose per la salute umana. C'è anche scritto nei codici che possono contenere feci. Assolutamente, lo devono mettere per legge. Mentre perché parliamo degli animali, i maiali nei reparti di ingrasso, cosa che ho detto prima, non li vanno a vedere che stanno per 3 o 4 mesi in un recinto, in mezzo alle loro feci, in mezzo alle loro urine. Così la gente se li mangia, le urine che vanno nelle falde acquifere, le feci che vanno nelle falde acquifere, la gente se le beve, tornano sotto sopra la nostra testa. Siamo in diretta dalla sede del Sole 24 Ore, la sede di Confindustria, dove quel degradato di Cruciani inneggia alla caccia da ormai una settimana. E tutta questa cacca va al cervello. Cacca di animali e animali morti in putrefazione. Ma le feci non sono anche nelle piante? Nel cervello degli esseri umani. Beh, allora, al di là, comunque, nel momento in cui uno mangia un animale che ha mangiato quella soia, quei cereali che possono contenere feci, anche loro sicuramente, peggiora la sua situazione, perché deve digerire un morto che ha mangiato cibo che non è. Dicono che sei frustrata e che hai bisogno di pisello. Alessandra, scusate, ma ci sono dei ragionamenti, sempre incatenata, dei ragionamenti sui volatili, il fatto che il prolungamento del fucile... Cruciani chiede di parlare con la Warrior. Sì? Incatenata praticamente sotto Cruciani, perché lui è il piano sopra. Non sa di essere al telefono con Dilenge. C'è uno che ha la voce... No, io sto benissimo invece, guarda, sinceramente la mia vita da ogni punto di vista è molto allegra, sinceramente, è così allegra che sinceramente non mi sveglierei la mattina alle 6 ad andare a sparare se avessi da fare qualcos'altro senza scomodare Freud. Ma Cruciani fa il filosofo sull'uccello. Che le vegane non hanno nessun punto di vista, nessun problema da questo punto di vista. Ecco, esatto.
Noi ci siamo andati, abbiamo bloccato anche un mattatoio. Noi ci andiamo a vedere quello che succede nei macelli. Noi primi. Noi. Stanno parlando dei macelli. Perché li sgozzano in ogni mattatoio. Ma veramente siete così ignoranti che non lo sapete? No, anche in Italia li sgozzano. Questo è l'evento più mediatico del 2016. La Warrior di Lenge incatenata alla sede di Confindustria. Siamo in diretta sulla più grossa pagina di controinformazione. Le cose che nessuno vi dirà di no censura. Pubblicità. Confindustria sta guadagnando sulla protesta. Sta guadagnando. Dicendo di andare a vedere quello che fanno gli islamici, come se nei mattatoi italiani non succedesse. Che palle con sta faccenda degli islamici. No, ma è quello che ha chiamato da casa, un cacciatore. Ah, non era Cucciani. No. Sì, però lo avvallava, Sarebbe un giornalista. No, sì, sarebbe, lo avvallava. Per me è un pubblicista, poi lui si spaccia per giornalista. Pubblicista, giusto. Professionista. Vabbè. Attenzione. Collega di Barisone. Attenzione, attenzione. Attenzione, la dichiarazione. Dichiarazione, professionista, giornalista. Posso parlare ancora dei miei coniugi? Uno è sotto terapia da 25 giorni e ha subito 2 interventi e ne deve fare un altro. Ma lui era sano, era pronto per la macellazione. E so il farmaco in borsa e devo andare a casa a fargli la terapia. Tua mamma ti aspetta. Cazzo. Adesso Confindustria sta guadagnando da questa protesta mandando la pubblicità. Che degrado. Cosa Confindustria? Sta guadagnando dalla tua protesta Confindustria, perché sta mandando la pubblicità con cui Cruciani porta un sacco di soldi a Confindustria, se no l'avrebbero già cacciato da anni. Che degrado. Che tocca fare, eh? Vabbè, allora parliamo del latte. Lo sapevate che in un solo litro di latte ci possono essere fino, per legge, sempre per legge. Poi sappiamo che la legge molte volte non viene neanche rispettata. No, ma scusami un secondo, Chiara, prima di parlare di quello. Cruciani l'altra volta ha chiesto perché non si può bere il latte. Perché il latte è fatto per i vitelli. Non mi risulta che Cruciani sia un vitello, sei no? Sicura? Ma non lo so, non forse mi sembra a vederlo. Forse un piteco. A vederlo no. Allora, cosa succede per quello che riguarda il latte? I cuccioli maschi delle mucche, i vitelli maschi, vengono mandati in allevamento, dove vengono ingrassati, dopo 3 giorni, stanno 3 giorni con la madre, dopo 3 mesi di vita senza la madre, vengono mandati al mattatoio. Questo è il motivo per cui possono attaccare i tubi alle tette delle mucche e darlo a delle persone che magari a 50, 60, 70 anni si credono dei vitelli. Ma perché carne bianca quella del vitello? Perché è anemico, perché non si può muovere, ha la carne flaccida e bianca, perché non ha fatto movimento e perché non ha mangiato, non ha bevuto il suo cibo specie specifico. E soprattutto perché il consumatore predilige la carne bianca. E la tengono bianca per questo motivo, però forse Cruciani non ha visto come sono tenuti i vitelli negli allevamenti e nemmeno Parenzo, e non sanno che il latte è un liquido specie specifico, esattamente come il liquido seminale, di conseguenza ognuno dovrebbe avere il suo per determinate cose. Il latte, le mucche dicono che il latte lo producono lo stesso e no, sono dei mammiferi, come siamo dei mammiferi noi. Il latte viene prodotto se c'è una gravidanza. Ma quindi tu non produci latte? No, io la mattina non mi esce nulla. Anche Giorgio Calabrese dice che lo producono tutte le donne. Probabilmente sì, ma anche lui si deve formare. Non so che problemi c'è. Tra l'altro è vegetariano, breaking news della Zanzara. Giorgio Calabrese ci ha comunicato la Zanzara. È vegetariano e non lo dice. Evidentemente perché da tanti pecunia anni. Pecunia non olet, pecunia Max, pecunia non olet, che è un altro modo di dire che sono prezzolati, i soldi non puzzano. Specificiamo, ha tolto la carne di animali terrestri. Ma lui ha detto anche che dipende dalla tradizione italiana e la maggioranza, dal momento in cui la tradizione cambierà, cambierà parere anche lui, sono state sue parole. Brava, 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 ecco. Si vede che mangi le mele la mattina. Anche lei mangia la mattina. Perché naturalmente la carne bianca e il latte va dato ai bimbi, che per crescere ne hanno assolutamente bisogno. E il lavaggio del cervello continua e l'intossicazione fin dallo svezzamento. Questi poveri bambini, la cui salute viene minata fin dall'inizio, quindi salute fisica e salute cerebrale, l'intossicazione inizia da subito. Il lavaggio del cervello alimentare
è uno dei più devastanti lavaggi del cervello che vengono fatti quotidianamente alla popolazione mondiale, fin dallo svezzamento. Silvia Lipandi, fruttariana da quasi 3 anni. Lambrinetto dice che Cruciani è un piteco, cosa ne pensi? Forse anche peggio. Forse uno dei più. Tra l'altro piteci. Salutiamo anche Lambrinetto, no, uno dei più noti youtuber italiani che ci sta che seguendo. Nel latte per legge ci possono essere più di 100.000 cellule somatiche, ovvero latte, sangue e pus. Che giornalista è? Cruciani questo non lo sa. Sa cosa sono le cellule somatiche? È un pubblicista Cruciani, non è un giornalista, è un pubblicista. Cellule somatiche, sangue e pus. Il pus ovviamente non è che è un prodotto naturale del latte, è causato da infezioni, mastite, causate. Ma di tutti i discorsi che avete fatto Cruciani ha capito solo la parola sperma, no? Così credo detto. Di sì, anche tette magari, non so. Un professionista. Ci hanno suggerito. Io ho detto giornalista, ho detto no, professionista. Ah, professionista. Del degrado. Prof. Giornalista professionista. È un prof. Quindi ripetiamo, siamo nella sede del Sole 24 Ore, in via Monterosa, se volete sapere dov'è, di fronte a un centro sociale occupato da anni, incredibilmente il Sole 24 Ore si posiziona di fronte a un centro sociale occupato da anni. C'è una ragione per tutto, è l'antitesi delle varie cose, no, anche se vogliamo anche, come dire, fare una provocazione ai ragazzi del centro sociale, dovrebbero essere tutti vegani, dal momento che dicono parità di diritti, siamo tutti fratelli, eccetera, eccetera, anche loro dovrebbero essere tutti vegani, no? Bella fratello, così? Anche questa è una cosa. Mentre mangiano la carne, no? Tu vai lì e alle loro feste, alle loro cose dei centri sociali, e alle loro grigliate, e vedi gente che mangia animali morti. Questo anche è sconvolgente. Quindi diciamo ai ragazzi qua davanti che ci fa piacere che ci sia un centro sociale davanti al giornale di Confindustria, però fate il passetto in avanti e diventate vegani anche voi, che il mondo... Soprattutto quelli che si dichiarano libertari, i libertari, se siete libertari, come minimo vegani dovete essere. Dovreste essere fruttariani in teoria, per essere antispecisti. Sì, è vero, anche questa cosa voglio dire, noi siamo vegani però ci stiamo spostando verso il fruttarismo, perché comunque la vera strada è quella, perché è stato scientificamente provato che anche le piante hanno dei sentimenti e delle reazioni di paura nel momento in cui qualcuno si avvicina con un arnese e fa vedere l'intenzione di tagliarle, quindi... Studi scientifici, visto che ci rispondono sempre che anche le piante soffrono, lo sanno meglio di noi. Gli onnivori lo sanno. Gli onnivori con questa cosa, che comunque anche passando a un'alimentazione vegana muoiono molte meno piante, perché cesserebbe la deforestazione per fare ingrassare gli animali che voi vi mangiate, e gli animali stessi non sarebbero così tanti da mangiare comunque prodotti del mondo vegetale. Quindi onnivori, per colpa vostra, anche le piante soffrono molto di più. La neurobiologia vegetale ormai è acclarata, il più grande scienziato al mondo è in Italia ed è Mancuso, e i giornalisti non lo dicono, non lo sanno. Basta andare su YouTube per vedere le conferenze di questo Mancuso, e sono lì disponibili, fruibili a tutti, andate a vederle. Come anche i dati della FAO, cioè il report della FAO che è scaricabile dal loro sito, è in inglese, se conoscete l'inglese leggetelo e vedete che noi non diciamo cavolate, sono tutti dati veri, dati della FAO, e Cruciani non li conosce, il professionista non li conosce. Ti scappa da pisciare? Ho capito bene? No, Max, ho detto che io rimango qua stanotte. Se lei mi porta poi il recipiente quando avrò bisogno. Ah, un pappagallo? Un pappagallo per la Warrior. Andro, un pappagallo per la Warrior. Le scappa da pisciare? No! Andro, l'inviato di Barbenzo, come si chiama? Barbenzo? Non ha il pappagallo, non ha il tronchese, ma che inviato è? Questi carnisti che poi donano 2 euro per i bambini africani, per i poveri bambini africani che non hanno cibo. No, dai, quello è un giusto divieto. Frutto di battaglie. Sto pensando a passare qui la notte. E Cruciani cosa dice? Cosa fa? Cruciani sta mandando clip sulla figa, su cazzate. Non parla di impatto ambientale, dei problemi del mondo. Mischia morte, sesso. Quindi allora, Cruciani è pro caccia,
Quindi è pro anche l'uccisione delle persone, delle vittime della caccia. Certo, certo, bravo, Sal. Certo, Cruciani è favorevole al fatto che siamo vittime collaterali, no? 22 persone sono morte per la caccia. Quindi Cruciani è favorevole. È favorevole all'uccisione delle persone. Dato che è un dato statistico consolidato da secoli, no? Quindi lui accetta le vittime collaterali, quindi è pro vittime collaterali. 22 persone uccise l'anno scorso e 88 ferite. Quindi lui è corresponsabile dei 22 omicidi. Lui inizia, oltre a milioni. La pubblicizza nella sua trasmissione, quindi possiamo anche dire che quelli che verranno uccisi successivamente saranno anche frutto delle sue azioni di adesso. E chiaramente non gliene importa nulla, perché tanto capita, no? Fa parte del gioco. Oh, oh. È scappata una bomba. Fa parte del gioco di questo mondo, la violenza è inevitabile, fa parte del gioco. Quindi siete voi che siete troppo sensibili. Quindi abbiamo bisogno di personaggi pubblici come lui. Certo. Beh, pubblico. Lo Zoo di 105 fa il doppio dell'audience di Cruciani, anzi. Dovremmo spostarci allo Zoo di 105. Comunque, ripeto, siamo nella sede del Sole 24 Ore che stipendia un degradato che al secolo si chiama Giuseppe Cruciani, il quale approfitta di questa situazione solo perché porta un po' di pubblicità, approfitta per inneggiare da giorni la caccia, sta commettendo reati in continuazione, istigazione a delinquere. Allora, domenica 20 novembre 2016, Bari, cacciatore ucciso da una fucilata, scambiato per un cinghiale. La stessa domenica, Portico di Romagna, cacciatore muore stroncato da un malore. No, ma è tutto normale, come dice lui, è normale, no? Stringe, no, piove di sacco, non so dove sia. Veneto. Stringe nella morsa una cartuccia da caccia, ferito al dito della mano. Vabbè, ma è normale. Sempre lo stesso giorno. Non dice dove, vabbè, recupera un cervo ucciso, si sente male e muore. Martedì 25 ottobre, Ponzone, cade in un dirupo e muore. E vabbè, come andare in giro in auto, Chiara, ma cosa vuoi che sia? Mercoledì 12 ottobre, Castelmonte, cacciatore ucciso da un infarto. Cacciatore si spara in una battuta al cinghiale. Si è sparato da solo questo? Porto no, scusa, sentiti. Ascolta se rido, mi Si è sparato da solo. Una volta addirittura è stato il cane del cacciatore, lui aveva appoggiato il fucile per terra e il cane ha fatto partire. Ma è tutto normale, no? Giusto, Cruciani? Vabbè, è normale, sono in zona protetta. Di nuovo sabato 8 ottobre, cacciatore stroncato da un malore. Torino, scivola su un sentiero, parte un colpo che lo uccide. Villa Minozzo. Allora c'è il richiamo per Andro. Hanno fatto una pernacchia per chiamare Andro. Sabato 1 ottobre, San Michele di Prazzo, cacciatore trovato morto in un dirupo. Lunedì 26 settembre, cacciatore cade nel dirupo e muore. Cioè, noi quindi, siamo ubriachi, degli cacciatori ubriachi. Da loro stessi. Degli ubriachi. Difendendo i cacciatori ma da sì, ma non li vedi, ma noi li vediamo come la maggioranza di questa cioè, gente. C'è abuso qua. Di alcol. È gente che tu a la uno vedi, che ammazza. No, aspetta, è gente che tu la vedi e dici, ma secondo te gli hanno rinnovato la patente? Magari no, però possono andare a sparare. Ma è tutto normale, no, Cruciani? Vabbè, la campagna è un po' inquinata. Vabbè, è normale, dai. Dunque, ripeto, Alessandra Di Lenge si è legata. Cacciatore trevigiano stroncato da un malore, tutti malori a favorire la tesi che comunque questa alimentazione faccia bene, loro siano, nonostante i chilometri, perché si fanno chilometri e chilometri, camminano anche più di noi, veramente 70 anni se la viaggiano, ma muoiono tutti stroncati da malori proprio nelle domeniche di caccia. Pietrasanta cade in un canalone durante una battuta di caccia e muore. Feriti 24, per spari 11, per pulizia armata cadute, altro con sparo 7, cadute o altro senza sparo 4, malori infarti 2. Ah, questa è bella. Lunedì 28 novembre, morso da un cinghiale, cacciatore ferito ai genitali e ad una coscia. Domenica 20 novembre, Carpaneto, parte un colpo dal fucile, cacciatore colpito in pieno volto. Domenica 6 novembre, Montecchia di Crosara, cacciatore si ferisce alla mano col fucile. Parlano del Duce e della caccia. E degrado, del Duce e della caccia?
Ah, ecco. Senti questa, che queste le paghiamo noi. Montorio Alvomano, cacciatore precipita in un dirupo, soccorso e recuperato con l'eliambulanza. Queste le paghiamo noi. È vero. Esatto. San Michele al tagliamento, cioè, il pacemaker si spegne, cacciatore sviene. Ma parliamo del referendum in cui gli italiani si sono espressi contro la caccia a maggioranza schiacciante, però non ha passato il quorum. Senti questa, purtroppo. Senti questa. Cavenzere, cacciatore cade in un pozzo, si salva aggrappandosi al cane. No, ripetila, ripetila bene questa, ripetila. Cacciatore cade in un pozzo, si salva aggrappandosi al cane. Cioè, i cani, renditi conto, esatto. I cani che vengono trattati malissimo, vengono tenuti nel serraglio, vengono affamati. Non a caso quando una persona è magra si dice sembri un cane da caccia, e li affamano così sono più vogliosi il giorno che devono andare a cacciare, poverini. Certo. Non ne sanno niente, ed è il loro istinto naturale, non del cacciatore. Esatto. Certo. E quindi queste persone qua che dicono le tengono in un serraglio perché che devono tenerli così. Che è un reato. No, in realtà è nelle leggi della caccia, devono, perché sono leggi. Sono leggi da degradati mentali, ma seriamente. Cioè, questo è un degrado morale. Ma il trattamento di animali è un reato grave. È un degrado mentale, è degradante pensare che uno la mattina per divertirsi si metta a sparare. Anche loro, Alessandra è sempre. Sì, no, c'è grande tranquillità. Andro è in diretta con Cruciani, con la Zanzara. Ripeto, siamo qui nella sede di Confindustria, trasmettendo in diretta con la pagina Facebook No Censura. Alessandra Di Lenge, detta The Warrior, la più famosa attivista animalista in Italia, si è legata nella sede del Sole 24 Ore con dei lucchetti di cui ignora il codice, perché io ho dato io e non lo so il codice. Il codice lo sa una persona che è partita per il Perù su un aereo. Andro Mercù, l'inviato di Parenzo. Allora, vi posso dare la prova che Alessandra è viva. Volete sentirla? Cruciani fa l'annoiato adesso. Fa l'annoiato. Pronto? Com'è la situazione? Tranquilla. Stiamo leggendo i morti della caccia. Ma io sono tranquilla proprio per questo motivo. Adesso Cruciani fa finta di scandalizzarsi. Alle guardie del corpo non sono la polizia vera, scusami, hai un po' di confusione. Sta inneggiando a Cremonini e in pieno delirio radio. Affamano il mondo, non danno lavoro a un sacco di gente, affamano il mondo, ampliate il vostro modo di vedere. C'è in collegamento un certo Federico. C'è un degradato che sta dicendo, delirando al telefono. Un ex cacciatore sta delirando, non si capisce. Siamo in diretta dalla sede del Sole 24 Ore con la pagina Facebook di controinformazione più seguita d'Italia, davanti all'attivista animalista più famosa d'Italia, Alessandra Di Lenge, detta The Warrior, in esclusiva per la pagina No Censura. Io non ho capito il discorso sulla carne, il discorso sul sushi. Legata con dei lucchetti di cui non conosciamo la combinazione. Cruciani scenderà con dei tronchesi? Di cui ovviamente lui è munito. Ecco. Cioè, sta dicendo che ha perso due mogli per la caccia, questo che sta telefonando. Due mogli. Perché non gli dava attenzioni, perché andava a caccia. Perché probabilmente partivi, andavi anche all'estero a cacciare, giusto?
gli ha chiuso il telefono in faccia, nella sua tipica espressione. Cioè, uno chiama per parlare di Otelma in questa situazione. Cioè, un utente chiama per parlare del divino Otelma. Rendetevi conto, Radio 24, cosa permette di trasmettere a il degradato che al secolo si chiama Giuseppe Cruciani. Quando è che lo vendete allo Zoo di 105? Proprio lo vendete per fare il portaborse di Mazzoli? Silvia, mi fai vedere il picco di ascolti? Il grafico? Parenzo sta facendo il solito show, il show pagliacciato. Sal, Chiara e The Warrior al telefono con Cruciani. Scusa Max, questa è bella. Vai. Domenica 9 ottobre. Pisa, cacciatore picchia la proprietaria del terreno con il calcio del fucile. No, ma è tutto normale, è normale. Che ore sono? Ha chiuso? Ecco. Ha chiuso la trasmissione. Sì, anche questa. Vediamo quanto ci mette a scendere. 2 ottobre, Cesena, mira ad una lepre e colpisce una signora nel giardino di casa. Sì, le leggiamo a Cruciani adesso. Gliele leggiamo a Cruciani, vediamo cosa dice. Asata. Domenica 25 settembre, ciclista impallinato alla gamba da un cacciatore. Venerdì 26 agosto 2016, sempre 2016, Siena, camionista ferito da proiettile di caccia. Se no, cos'era qua? Cioè il degrado più totale, il mondo dei cacciatori è il degrado più totale. 18 settembre, cacciatore colpito da un pallino alla testa. Cacciatore perde un dito. Comunque ha sottolineato che siamo nella radio di Confindustria, pagata da produttori di carne, eccetera. Quando mi ha chiamato adesso, ha sottolineato sta cosa. A me arrivano messaggi del capo di Confindustria, cioè i coglioni girati non con voi, ma con lui. In che senso ti arrivano? Sembra che sia vegano il capo di Confindustria. Ma dove ti arrivano questi messaggi? Arrivano. Diretta? Ah sì? Arrivano sull'altro cellulare. Lei vuole dire una cosa? Ho visto prima. Guarda, dillo che sei truccato, poi dicono che c'è l'occhiaio. Visto che hanno scritto che sembriamo tre zombie. Ah, tu hai... Però i zombie mangiano la carne, quindi siete voi i zombie, scusatemi. I zombie sono i carnisti. No, loro non la vedono questa luce di carne. No, ma devono fare i simpaticoni. Ma dov'è che sembriamo zombie, scusate? No, hanno scritto così, però gli zombie mangiano la carne. Ma dopo 10 ore noi non la mangiamo, quindi. Sì, perché noi lavoriamo anche, non è che non ci abbiamo niente da fare. A differenza di Cruciani... Cruciani potrebbe fare un lavoro, se lo facesse sai che devi sembrare a vivere in una città come questa? Insomma, i giornalisti non sanno qual è il cibo specie specifico dell'uomo, non lo sanno i nutrizionisti, non lo sanno i medici. I medici non studiano neanche un'ora di nutrizione in 10 anni di studi degradati di nozionismo, non sanno, arriva la gente per farsi curare dai medici e non sanno cosa deve mangiare. Il veterinario sa qual è il cibo specie specifico del cavallo e l'erba, del leone e la carne, l'imperiora. Nessun animale al mondo mangia i muscoli, se non gli animali becchini che vivono pochissimo di fatti. Qui abbiamo l'attivista fruttariana Silvia Di Lenge che ci fa vedere. Alessandra Di Lenge, no, Silvia Liprandi. Nutrizione MDA per la transizione verso un'alimentazione specie specifica. Mozione M5S Gaetti S00275 per un basso impatto ambientale. Le famose ricette fruttariane utilizzando il platano verde, il maccherone, la pizza, le tagliatelle. Impatto ambientale nullo. Impatto ambientale nullo. Impatto ambientale di Cruciani. Impatto ambientale di Cruciani è 103. L'impatto ambientale della carne è 103, cioè vuol dire 103 metri quadrati di foresta bruciati per ogni chilo di carne, oltre ai famosi 15.000 litri di acqua bruciati citati prima da The Warrior di Lenge. E poi non donate 2 euro alle varie associazioni quando potete semplicemente diventare vegani e non sottrarre le risorse ai poveri bambinelli africani. Non pulitevi la coscienza donando 2 euro. Fate qualcosa di serio, cambiate voi stessi per cambiare il mondo.
anche perché quei 2 euro a chi vanno? Fate qualche cosa che sia in vostro potere quotidianamente in maniera semplice, su cui voi avete il controllo. E cosa c'è di più semplice, di più immediato, di più diretto che la scelta alimentare quotidiana? È semplicissimo. Basta iniziare, la transizione non impone privazioni, è alla portata di tutti, tutti possono iniziare a farla. Ci sono le ricette carpotecniche, si possono creare dei piatti molto gustosi e quindi non c'è sensazione di rinuncia, non c'è privazione di gusto e di piacere. Basta iniziare a farlo, basta iniziare a scegliere di farlo. E lo possono fare tutti, da domani, da stasera. Smettere di mangiare cadaveri in putrefazione. Distruggere questo pianeta. Cosa? Animalisti assediano Cruciani, breaking news. Assediano. Siamo quasi. Beh, l'ANSA ha ripreso le parole di Babbenzo. Ma l'ANSA verifica quello che dice. Sono giornalisti. No, vabbè. Sono amici di Cruciani. Aspettiamo la foto dei 75 animalisti. Esatto. Ne arrivano messaggi. Valiamo per 75. Come combatte la Warrior? Messaggi da fruttariani di Roma. Fruttariani di Roma, fruttariani 3M, fruttariani sostenibili. È sceso il degradato. È sceso il degradato. Chiede scusa per essere il portavoce dei cacciatori, Giuseppe. Ma che scusa? Non chiede scusa? Chiede scusa. Io non devo chiedere scusa a nessuno, io faccio il mio mestiere, dico quello che penso. Cioè, siete voi che siete venuti qua a rompermi i coglioni, io non c'entro niente. Cioè, e fate scomodare la polizia, eccetera, perché vi incatenate qua dentro, dai. Cruciani ha fatto uscire la polizia, che magari doveva pattugliare. La polizia viene avvertita in maniera normale quando ci sono delle situazioni di questo tipo. Non è che fanno il loro mestiere, che vanno a vedere quello che succede, però dovrebbero occuparsi di cose, non è colpa loro, di cose più serie, non di quattro scappate di gatto. Qual è il tuo lavoro? Io non devo rendere conto a nessuno, no, chi sei tu? Solo una è un cittadino informato? Una cittadina? Persona, normale. Io faccio giornalista, faccio il conduttore alla radio, esprimo le mie idee, sono favorevole alla caccia, allora qual è il problema? Non ho capito. Non argomenti però. Che c'entra un argomento? Beh, allora, argomento ormai, sono favorevole alla caccia. Stai parlando con noi, argomento. Ma stai facendo comunicazione in allora? Radio? Perché essere favorevole alla caccia è un crimine? No, è un crimine? Se non argomenti è illogico. Proponete una legge che abolisce la caccia, tranquillamente. Tu stai trascinando comunque il pensiero della gente, lo stai direzionando. Questa è la vostra idea, la gente è molto più intelligente di quello che pensate voi, si fa la propria idea a prescindere da quello che dico io. Cioè, voi pensate che la gente sono dei relitti che seguono quello che dice una persona. Guarda cosa hai combinato, hai fatto legare una povera cristiana. Ma lei si incatena perché giustamente io c'è il diritto di incatenarsi, di esprimere la propria opinione, ognuno fa quello che vuole. Cioè... Non ti tocca? Rispondi a Chiara. Rispondi a Chiara. Ci sono gli scientifici. La verità, c'è un giornale che si chiama La Verità che è diretto. Giuseppe, che però non Non argomenti. Ma su che cosa? Ma su cosa? Su quello che dici. Ancora con questa storia della carne. L'impatto ambientale. Ma non mi interessano gli studi, te ne posso citare altri 400 di studi esattamente. Che non esistono. Solo su Vegano Stammi Lontano, dai, dove li trovi? Ce ne sono altri 200, ma questo non è la sede. L'UNEP è il massimo organismo dell'ONU. La radio non è mica un convegno di letteratura e di filosofia. La radio si parla. Stiamo dialogando, Giuseppe, ti sottrai al dialogo? Max, io e te ci conosciamo perché spesso sei venuto qui a parlare in maniera tranquilla. Io non ho problemi. L'importante è che, siccome ci sono delle persone che lavorano qua, però tutto avviene, mi sembra. È tutto tranquillo. Ti saluta Lan Benedetto, tra l'altro. Sì, va bene, ragazzi, però... 22 morti l'anno scorso per la caccia. Chi? 22 morti, 22, grazie a te che inneggia la caccia. Ci sono le leggi che manderanno in galera chi ha ammazzato quelle persone. Non vanno in galera. Io sono favorevole alla caccia, chiaro? Anzi, penso. Ma non argomenti, perché non argomenti? I miei parenti hanno comprato quote di posti in Serbia dove si caccia molto più liberamente che in Italia, chiaro? Non ho nessun problema. E Roberto Baggio è il tuo idolo? Che è un cacciatore? Non è il mio idolo, non è che io non ho nessun idolo. Ho detto semplicemente che sono favorevole alla caccia. Ma sai che i cacciatori possono entrare anche nei terreni di proprietà privata? Non possono entrare da nessuna parte. Ma vedi che allora possono non sei informato. Se entrano, cercate di modificare. Cioè, se fosse dacci così, una cercate mano, di modificare. Dacci una mano. Modificate violazione di domicilio è violazione di domicilio. Dacci una mano. Dalle abitazioni il cacciatore deve abbassare il fucile. Di che abitazioni parliamo? Abbassa il fucile. Abbasseranno il fucile. Violazione di domicilio. Qualche volta per succede legge che ci sono delle abitazioni all'interno di zone dedicate alla caccia. Benissimo. Qual è il problema? Qual è il problema? Qual è il problema? Il problema è che persone. Appunto sono state ferite. Ci sono le leggi che proteggono quelle persone lì.
Ci sono le leggi che proteggono. E allora il cacciatore è scappato. Io, ecco, anche i ladri scappano e i poliziotti li incorrono. Tu sei a favore di questi? Ma non sono a favore di questi, sono a favore di chi rispetta la legge. Sono a favore di chi rispetta la legge, chiaro? 20 morti l'anno non è legge. Se questi qua infrangono la legge, questa è statistica. Saranno rincorsi e presi dai poliziotti. 20 morti. A favore di chi ha della legge a prescindere di tutte le leggi sei contro? Sono a favore della legge, cioè se uno viola la legge. Ci sono state un sacco di leggi ingiuste, ci sono ancora leggi. Se pensate che la legge a favore della caccia sia ingiusta, fate una battaglia per l'abolizione della caccia. C'è già stato un referendum. E vabbè, fate fate chiaramente una battaglia a favore della caccia, chi se ne frega, fatelo pure, c'è un sacco di gente contro la caccia in Italia, fatelo pure, non c'è nessun problema. Hai portato il tronchese per liberare Alessandra Di Lenge? Come non l'hai portato? La lasci lì legata, non abbiamo il codice dei Lucchetti. La lasci lì legata. Cruciani scappa. Chi se ne frega, tanto la violenza fa parte del gioco, no? L'80% delle persone muoiono per sbagliata alimentazione. Salvala Di Lenge, salvala. Salvala. La violenza dei calciatori, la violenza del fatto che c'è chi gode nell'ammazzare. Salvala, allora dimostralo, salvala. Dimostralo. Questa violenza è evitabile, ma tu scendi. Salvala Di Lenge. Violenza! Questo l'ho già sentito. Cruciani non ha salvato la Di Lenge. E vabbè, se ne faremo una ragione. Non avevamo dubbi. Qui ci vorrà il doppio tipo turno, quindi il cambio turno ci vorrà. Dov'è il tronchese? Stare. Non ce l'ho. Prendi. No, il sito, non c'è un solo. Intanto posso trovare dei codici. Quante combinazioni possibili? Sono infinite, credo. Credo che siano infinite. Cioè, Cruciani ha abbandonato quella di legge, non ha neanche provato un codice. Non ha neanche provato un codice, cioè. E poi lui dice che è per la pace. Come può dire che per la pace è per la caccia, uno che è per la caccia è per i fucili e per sparare e quindi non può essere per la caccia, può per la pace, punto. Si chiude. Cioè il pubblicista Cruciani non ha provato neanche un codice. Ha detto che viene, va a segnalare i calciatori che commettono illegalità, cosa ho detto? Che le illegalità vanno combattute, come la statistica ormai non è più consolidata. Ma non sa queste cose, non si informa. Proprio ha detto lui che giustamente Confindustria è pagata dai produttori di carne, che abbiamo occupato il giornale di Confindustria, quindi siamo nel regno veramente dello specismo. Ma io non credo che Confindustria sia d'accordo, è solo che lui porta soldi, dicono che il capo di Confindustria sia vegano, il neo capo appena eletto, e quindi vuole vendere Cruciani allo Zoo di 105, ma dici che è meglio? Forse lo seguirebbe più gente. Uno che deve informare, uno che deve informare, che non è informato, è veramente un pericolo. È un pericolo pubblico questo. Ma lui dice che è un privato cittadino che si mette in radio così. No, ma hanno detto che è un professionista. Ma l'Italia è uno degli ultimi paesi al mondo come libertà di informazione e democrazia in questo senso. Ma va bene. Arrivederci. Ma quindi la mensa di Confindustria qua, Radio 24, cos'è? Vegana? Il pappagallo? Perché chi deve fare la pipì? Max, sembra il caso di dire in diretta queste cose. Può essere un problema. Per chi deve fare la pipì. Può essere un problema. La mensa qui di Radio 24? E come fa Alessandro Scendico? Cruciani ha il codice. Ascolta, avete fatto quello che dovete fare. Non ci prendiamo in giro. Sì, sì, ci sta quello che vuole. No, gli stavo dicendo di chiudere. Ma guarda, non può fare quello che vuole. Togli la cosa e usciamo, senza stare a fare tutti i cinema a fare. Alla fine la liberiamo lo stesso, lo sapete perfettamente, non è un problema. Quindi mi sembra rispettoso, visto che avete fatto tutta la manifestazione, avete fatto parlare, avete fatto sì, tutto sì. Che mi sembra più che. Poi, dici che ti voglio. Ok.
chiamiamo il perro. Chiamiamo Cruciali. Ce l'ha. Scusate, gli animalisti, sta provando, dai, i codici, sta momento. Provando i codici. Ma non sono capace. Probabilmente il codice potrebbe essere il numero di Cruciani. È vero? Senti, i codici sono standard di solito in questi luccati. Ah sì? Almeno alla base, se uno non lo modifica. Un curiosito Andro. Ma veramente non c'è il codice? Sta in Perù. Olga si domanda. Come, mi hai ripreso fino a mezz'ora fa? Ti ho ripreso, ma perché tu sei un io? Quindi non voglio rientrare. Non volevo essere ripreso, ho ripreso anche. Ma se è giusto, stata da le mie solo, pratiche. Stata da solo, bisogna schiacciare qualcosa. Come funziona? Quando è giusto, tiri. Tiri e dovrebbe. Ah, quando è giusto, tiri. Sede del Sole 24 Ore, Confindustria. 6 dicembre 2016. È andata in scena la più mediatica manifestazione animalista del 2016. Stanno cercando di ricordarsi i codici per slegare Alessandra Di Lenge, detta The Warrior, la persona più minacciata in rete. La persona più minacciata in rete. Il numero del diavolo. Salutiamo Olga che non vuole essere ripresa. Ciao. Era il numero del diavolo, 666, almeno per uno era il numero del diavolo. L'ha trovato? Sede del Sole 24 Ore. È un codice semplice, è molto semplice. Uno, hanno trovato un codice. Direi, magari ci aspetta fuori Cruciani, magari, che ci vuol dire quanto ha guadagnato grazie alla nostra manifestazione. E ci congediamo salutando. Dagli un volantino ad Andro. Dagli un volantino. Andro. Mettere in discussione qualcosa, non so. Dai, chiudiamo così. La tua reazione, se vuoi dirci qualcosa. No, io sono semplicemente uno che lavora. No, vabbè, ma a livello umano. Ma tu lavori alla Zanzara? No, non mi ricordo mai. Ah, anche alla Zanzara, un freelance. Va bene, chiudiamo. A livello umano ti chiudiamo qua. Se avevi qualcosa da dire. Ma guarda che io sono un animalista e tutti qua dentro. Assolutamente. Ma sì. Mangi animali? Guarda, io in genere pochissimo. Andro Mercù, inviato della Zanzara. Non amo la carne. Non amo. Però posso farne a meno. Ogni tanto succede. Sì. Non sono un estremista. Però rispetto. Ma adesso Andro leggerà i nostri volantini. Sono... No, ce l'ho già qua. Ah. Perché cioè, mi trovate molto di più dalla vostra parte. Grande Andro, l'inviato di Barbenzo. L'ho sempre preso per il culo per il mio animalismo. Però tu pensaci, se non essere in no, ma voi siete stati molto, molto tranquilli. Grazie Andro, porta un po' di scienza. Pensaci, ciao Andro. Ciao. Ciao.